Buonasera, bentornati su Italian Military Archives. Questa sera siamo alla nostra decima live, la ottava in italiano, e questa sera parleremo di un evento abbastanza rilevante, ovvero la battaglia di Punta Stilo, la battaglia, diciamo, più grande che ha luogo nel teatro del Mediterraneo e l'unica in cui si confronteranno corazzate italiane e corazzate britanniche. Stasera parleremo con gli autori di un libro edito dall'Ufficio Storico della Marina Militare del 2016, titolato Quando tornano i grossi calibri, che sono Enrico Cernuschi e Andrea Tirondola, e con l'autore delle tavole che completano il libro, Michele Gaetani. Li porto a schermo così ve li presento. Toglietevi pure il mute. Dunque, Enrico Cernuschi, studioso di storia navale e prolifico autore, Andrea Tirondola, ufficiale della riserva della Marina e studioso di storia navale, Michele Gaetani, avvocato e, come dice lui, nel tempo libero, studioso di storia navale, storia militare. Quindi, benvenuti. Brevemente, questa sera appunto prenderemo il là dal libro che vi abbiamo citato e anche da un articolo pubblicato sulla rivista Marittima alcuni anni dopo, diciamo a complemento del libro. L'articolo si chiama La corazzata di vetro. Poi dopo la live metteremo i riferimenti in descrizione. E questa sera insomma faremo una brevissima introduzione su come si arrivò alla battaglia e poi vedremo lo svolgimento tattico, la cinematica della battaglia attraverso le tavole presenti nel libro e cercheremo un po' di vedere attraverso quegli eventi perché i resoconti italiani e inglesi non combaciano molto, ci sono stati molti punti interrogativi su alcune manovre delle navi che insomma questa sera vedremo di approfondire con i nostri autori. Quindi io passerei subito la parola ad Enrico per la prima parte introduttiva e a te Enrico. Ti devi togliere il mute? Ecco. Ma mi Vai. sentite? Sì. Punta Stilo non fu soltanto la maggiore battaglia navale nel Mediterraneo, fu la maggiore battaglia navale della Seconda Guerra Mondiale in Europa, in Africa e in America. Quindi un evento di grande importanza. Fu la prova della maturità della Marina italiana, come la definì felicemente il comandante Andrea Tani, ancora anni addietro. La prima è la copertina che ci aveva fatto il luogotenente abruzzese, bravissimo, all'epoca era Cinknav. Ovviamente venne scartata in quanto improponibile, ma dà l'idea di quella che è la battaglia e soprattutto le vicende che ci hanno portato a ricostruirla, perché sono un autentico giallo. E la trasmissione nel nostro spirito dovrebbe essere una sorta di quelli che erano i vecchi telefilm alla Perry Mason che guardavo quando ero bambino. Ovvero sia produzione di prove, mi oppongo vostro onore e spero alla fine che si arrivi alla condanna dei colpevoli. L'altra, viceversa, è la copertina che venne adottata alla fine. Bella, simpatica, il cannone non è un grosso calibro, ma è un medio calibro, essendo un 203 dello Zara, ma va bene lo stesso. Questa, anche perché cerchiamo di non fare una storia troppo paludata, calata dall'alto. Qui non ci sono baroni e accademici e padreterni. Siamo solo degli appassionati, dei dilettanti. E questo ci permette di essere liberi da ogni forma di condizionamento e baronia, a vantaggio, a quanto pare, dei lettori, a giudicare dalla loro rispondenza. Comunque, la prima è una vignetta dell'Evening Standard del maggio 1940. Descrive un Mussolini terrorizzato alla vista delle corazzate inglesi, sorretto dalla figlia Edda, che gli inglesi non potevano vedere, mentre Ciano, Grandi e Balbo parlottano tra di loro dicendo e chiedendosi che cosa è meglio fare. Una settimana di distanza, non era ancora cominciata la guerra. Abbiamo questa vignetta che appare passa viceversa sul Bertoldo,
dove si vede una svendita di salvagente a beneficio della flotta britannica a Gibilterra. Un tono, se vogliamo, un po' più scanzonato rispetto all'altro. In effetti, qual era lo spirito, il mood, per chi non può fare a meno della lingua inglese? È qualcosa che mi raccontò il mio amico e maestro Franco Bandini. All'epoca eravamo arciconvinti di potergliele suonare. Dato quello che è successo, gli storici, ufficiali, paludati o presunti tali, hanno fatto il classico errore post hoc ergo propter hoc, condannato da Erodoto in poi. In realtà bisogna calarsi in quello che era lo spirito dell'epoca. Non si può ragionare su quello che è successo dopo. E all'epoca la sensazione diffusa, non soltanto nei vertici politici, ma a livello popolare, era che effettivamente ci fosse ben più di una possibilità. L'Italia era considerata qualcosa di giovane con un grande futuro davanti. E per molti aspetti non avevano torto a giudicare dal successivo miracolo economico. Quindi, quando si arriverà allo scontro di Punta Stilo, a livello di wargame la cosa è improponibile, perché sono tre corazzate più una portaerei inglese contro due corazzate italiane. Noi sapevamo che un solo colpo da 381 delle corazzate inglesi poteva affondare una delle nostre corazzate, come era già successo il 3 luglio 1940, ovvero sei giorni prima di Punta Stilo, in occasione del tiro al piccione fatto dagli inglesi a Mersel Kebir, quando già il primo colpo sul Bretagne cominciò a capovolgere quella nave, poi raggiunta da altri due colpi ed è andata definitivamente perduta. Quando un colpo da 381 caduto sul gemello Provence costrinse quella nave ad incagliarsi, altrimenti affondava. Quando uno dei tre colpi esplosi contro il Dunkerque fece perdere l'intera corrente elettrica e la nave si arenò con l'aiuto delle ancore, anch'essa altrimenti sarebbe andata perduta. Ora, il Provence e il Bretagne erano navi risalenti e completate all'epoca della Grande Guerra, la cui protezione orizzontale era lievemente inferiore rispetto a quella delle corazzate italiane ammodernate. No, viceversa, sarebbe stato possibile affondare con il nostro tiro, questo è il Cavour, con i cannoni da 320 le corazzate inglesi? Teoricamente sì, se uno si basava sul James, l'almanacco navale inglese, e sull'almanacco navale italiano. In realtà noi non sapevamo che mentre il Malaya e Royal Sovereign erano vulnerabili al tiro a grande distanza, e doveva essere a grande distanza, perché alle distanze medie inferiori sapevamo che non potevamo perforare la corazzatura verticale di quelle navi con questi cannoni. Ci sarebbe stata una possibilità. Quello che non sapevamo è che l'ammodernamento del Warspite aveva portato a due lastre per complessivi 127 mm la protezione orizzontale del Warspite. In altre parole, gli italiani potevano essere affondati dagli inglesi. Gli inglesi non potevano essere affondati dagli italiani, quantomeno la nave ammiraglio Warspite, che è il protagonista da parte britannica dell'azione. Chiaro. Non lo sapevamo, ma era così. Ora, perché si arriva alla battaglia? Lasciamo stare la storia del convoglio che porta a Bengasi gli unici 72 carri armati medi esistenti in Italia in quel periodo. Non ce n'erano altri, neanche nelle scuole. Forse ce n'era qualcuno in Africa orientale. Se 24 in Africa orientale, 4 in Egeo, 72 in Italia. Il lotto era di 100. Lasciamo stare il convoglio. I decrittatori dell'ufficio Beta, del reparto di formazione dello Stato Maggiore della Marina Militare,
intercettano il 5 e leggono la notte tra il 5, tra, no, intercettano il 4 e leggono la notte tra il 4 e il 5 questo messaggio che è conservato nell'archivio dell'ufficio storico della Marina Militare. Tra l'altro questo mi permette di citare che stasera mostreremo alcuni documenti appunto custoditi all'archivio dell'ufficio storico e anche altri materiali di provenienza inglese. Nella descrizione del video c'è questa dicitura appunto che ci mette a protezione da eventuali problemi di copyright. Siamo in regola, insomma. Grazie. Il messaggio è l'ordine di operazione che Cunningham si è affrettato a trasmettere all'ammiragliato il pomeriggio del 4 luglio, non appena ha sistemato il disarmo delle navi francesi presenti ad Alessandria, scongiurando i rischi di una battaglia in porto contro la corazzata Lorraine, tre incrociatori pesanti, un incrociatore leggero e alcuni cacciatorpediniere francesi. Perché Cunningham manda questo messaggio? Perché ha fretta. Churchill ha già sulla coscienza più di un ammiraglio inglese da lui silurato in quanto ho ritenuto poco aggressivo. Cunningham è in guerra da un mese e Churchill è già infuriato perché non ha ancora vinto la guerra e battuto gli italiani. Il tempo avrebbe potuto trasmetterlo via cavo da Alessandria a Malta. Da Malta via cavo veniva rimbalzata a Gibilterra, da Gibilterra veniva rimbalzato in Inghilterra. Tutti movimenti non intercettabili, ma a fretta. Pertanto lo trasmette nell'etere. Viene intercettato, viene decrittato. Il 5 mattina a Supermarina, comando centrale della Marina, in pratica in quel momento aveva sede al Ministero, si decide di dare battaglia agli inglesi. Sappiamo da questo decrittato che gli inglesi saranno presenti in una certa posizione quel giorno con tre corazzate e una portaerei, più una divisione incrociatori. Noi ne abbiamo due, più piccole delle loro e con i limiti che abbiamo detto. Però la dottrina navale e una certa impostazione etica della Marina italiana, che era la sua vera e propria arma segreta, lo spirito della grande Marina, nata e sviluppatasi tra le due guerre e portata al proprio massimo livello di preparazione dell'ammiraglio Cavagnari, sottosegretario e capo di Stato Maggiore della Marina, tra il 33 e il 40, imponeva che si dovesse affrontare questa battaglia. Per dirla, come l'ha detta il comandante Taney, ricordato in precedenza e caro amico, l'Italia era arrivata in finale e doveva affrontare il Brasile. Questo è un colpo, una bomba da 250 kg lanciata da un idrovolante KZ-506 il pomeriggio dell'8 luglio 1940, mentre la Mediterranean Fleet, che è uscita la sera precedente, sta attraversando il Mediterraneo orientale per compiere l'operazione prevista originariamente, ovvero sia un attacco dal mare, un bombardamento contro Augusta, e una puntata di cacciatorpediniere spinta fino alla notte fin dentro lo stretto di Messina. Lo scopo era quello di fare qualcosa, ma se ci fosse stata la possibilità di incrociare la squadra italiana e distruggerla mediante la mitica grande battaglia navale risolutiva, che era il credo lanciato dal navalista statunitense Mahan alla fine dell'Ottocento, e sul quale si erano formati tutti gli ammiragli e peggio ancora tutti i politici, i quali aspettavano la battaglia da una parte e dall'altra come gli spettatori in occasione del derby a Milano. Appena Cunningham viene formato in seguito a un avvistamento fatto da un sommergibile che le corazzate italiane sono in mare, modifica il piano, non bombarderà Augusta, cercherà di arrivare allo scontro tagliandogli la rotta per il rientro a Taranto. Ora, questa bomba esplode chiaramente davanti alla prora del Malaya. Passiamo alla successiva, per cortesia. Sì. Osservate
Il London Gazette, pubblicazione ufficiale, paragonabile alla nostra Gazzetta Ufficiale, che pubblica nel 1948 d'autorità il rapporto ufficiale sulla battaglia di Puntastino, che gli inglesi chiamano Action of Calabria. In realtà questo rapporto è un riassunto, un digest, del più corposo, ma assolutamente identico, di base, tant'è vero che molte frasi vengono prese di peso di qua e riportate di là, del Battle Summary, punto 5, relativo all'Action of Calabria, pubblicato a livello interno dall'ammiragliato britannico, pubblicazione segreta, Most Secret, come classificazione, pubblicazione copertina rossa, per intenderci, parlando di Marina Italiana, il cui uso, come specificato nel riquadro in alto, la circolazione non è ammessa, deve essere tenuto sotto chiave, è documentazione che deve servire per formare e informare i ranghi più alti della Royal Navy in merito alle esperienze passate affinché ne possano trovare giovamento in vista delle nuove battaglie. Il London Gazette è propaganda autocelebrativa del 48. Il Battle Summary è uno strumento interno, non da divulgare, che è basato sui rapporti di missione e sulla autentica, e vogliamo dire completa, documentazione della battaglia. Oggi declassificato, immagino. Sì. No, declassificato dal 1972. Chiunque avrebbe potuto accedervi dal 72 in poi. Ora, della bomba al Malaya, qua sopra non c'è una riga, ma non solo sul London Gazette, destinata al grosso pubblico, ma neppure sul Battle Summary. Una omissione, cose che possono succedere. Andiamo avanti però. Ecco. Questo è tratto da un altro documento inglese, ADM 234/444. È una relazione su tutti i danni registrati dalle navi britanniche in occasione della Seconda Guerra Mondiale, siano esse affondate o danneggiate. È una pubblicazione ad uso interno, come il Battle Summary, a cura di quello che potremmo chiamare il genio navale inglese, il Royal Constructor Corps. Qui i danni del Malaya ci sono. No, il genio navale queste cose le deve sapere. Una pubblicazione riservata, destinata a ufficiali superiori e ammiragli, non aperta al pubblico, queste cose non le dice. Strano. Una dimenticanza, può essere. Siamo alla seconda dimenticanza. Proseguiamo. A questo punto direi che è opportuno passare la parola ad Andrea. Sì. Prego, Andrea. Sì, allora, buonasera a tutti, grazie dell'opportunità e un felice ritorno su questa rete. Io ho a differenza dell'ultima sessione in cui ho parlato molto, anche troppo, farò solo dei brevi interventi, lasciando ampio spazio a Enrico e a Michele. Parlerò essenzialmente di dramatis persona, insomma, dei personaggi in mare in quella giornata. Solo qualche piccola nozione su chi comandò le unità complesse in quella giornata. Qui vediamo due comandanti di divisione, vediamo John Tovey a sinistra, comandante della settima divisione britannica, ufficiale brillante senz'altro, già al comando di un cacciatorpediniere allo Jutland, ufficiale con un'alta opinione di se stesso, non molto malleabile nei confronti dei superiori. Fu lui a, per inciso, firmare il rapporto di cui poi ci dirà Enrico, messo agli atti all'ammiragliato.
Questa circostanza gli crea una certa benevolenza da parte di Churchill, che gli fa un'immediata base di carriera, ricevendo nell'ottobre seguente il comando della Home Fleet, scavalcando tra l'altro in questo modo Cunningham, che comunque rimaneva un protetto di Dudley Pan. A capo della Home Fleet, Tove riuscirà a fondare, come noto, la Bismarck, ma i suoi rapporti con Churchill si deteriorarono irrimediabilmente, viste le commissioni di quest'ultimo, e il buon Tovey venne quindi relegato a un comando costiero secondario. A destra, anzi a dritta, parlando in termini marinerischi, vediamo un altro personaggio con un caratterino, Antonio Legnani. Antonio Legnani, antico sommergibilista della Grande Guerra, ricordato in diversi testi coevi dai suoi colleghi, come un personaggio già allora decisamente carismatico, a Punta Stilo era il comandante dell'ottava divisione navale. Successivamente, l'ammiraglio di squadra assunse il comando dei sommergibili, subentrando all'ammiraglio Falangola, e in questo, in questo incarico rimase fino al termine, fino all'8 settembre, data dopo la quale, come è noto, il PU assunse l'incarico di primo sottosegretario della Marina Repubblicana, seguendo quindi il governo di Mussolini, incarico che durò pochissimo perché Antonio Legnani morì nella mia Vicenza, tra l'altro, nell'ottobre del 43, quindi pochi giorni dopo la nascita di quel governo, in un incidente stradale. Qui ti ho portato un po' di altre foto dei protagonisti restaurate dall'amico. Sì, dall'ottimo, siamo sempre Vicenza, dell'ottimo giovane concittadino Matteo Fornoli, che è veramente encomiabile per la passione e la perizia che mette nel restaurare queste immagini. Il primo personaggio era il comandante superiore mare, comandante superiore della prima squadra navale italiana, l'ammiraglio Inigo Campioni, anche egli dopo funge a quell'incarico dopo una brillante carriera, ammiraglio anziano, stiamo parlando di una persona nata negli anni 70 dell'Ottocento, ma d'altra parte la Marina dei primi anni 40 vedeva anziani ammiragli di squadra, anzianissimi anche ammiragli di divisione, e giovani contrammiragli, poco più che quarantenni. Questo era dovuto a una riforma dell'Accademia Navale avvenuta nel 1911, allorché si consentì agli allievi di entrare in Accademia con il semplice biennio delle superiori anziché con la licenza superiore, per cui dopo qualche anno si vennero a creare queste discrasie, quindi di giovanissimi capitani di vascello, se non contrammiragli, e di anziani poco più che pari grado, qua sessantenni o anche più. Inigo Campioni era già stato sotto capo di stato maggiore prima di assumere l'incarico della prima squadra navale, ricoprirà lo stesso incarico successivamente fino in quel 1940, fino al cambio delle guardie a Palazzo Marina, allorché Cavagnari venne allontanato e subentrò l'ammiraglio Riccardi. Legnani abbiamo già visto. Abbiamo poi Alberto Marenco di Moriondo, anche lui è sommergibilista. Marenco di Moriondo comandava la quarta divisione navale, ufficiale all'inizio molto fortunato, fece una carriera brillantissima, ebbe però un intoppo nel novembre del 1938, allorché il comando della prima divisione navale, il Pola, al comando del capitano vascello Maugeri, ebbe una collisione con il cacciatorpediniere Lampo nel Golfo di Taranto. L'ammiraglio Cavagnari, a seguito del lavoro della commissione d'inchiesta, attribuì la responsabilità del sinistro all'ammiraglio Marenco di Moriondo, che finì così la sua carriera brillante. Fu comunque al comando della divisione, la quarta divisione a Punta Stilo, per venire poi assegnato al comando di Mare Morea, sostanzialmente della Marina in Egeo, in Grecia.
segnato da una tragedia personale, perché suo figlio Carlo Marenco di Moriondo, giovane sottotenente del vascello sommergibilista, morì in Atlantico, e venendo decorato in medaglia d'oro a memoria. Questo trauma segnò pesantemente il già provato ammiraglio di Moriondo. Abbiamo poi Luigi Sansonetti, comandante della settima divisione navale, uno dei personaggi più noti di quegli anni, decisamente volitivo, assunse poi il comando della terza divisione, che prese parte allo scontro nella battaglia di Gaudo, e fu poi il sottocapo di Stato Maggiore e di fatto il vero capo di Supromarina, restando ufficiale più alto in grado a Palazzo Marina il giorno dell'armistizio, tenendo un discorso agli ufficiali presenti, un discorso confortato dal parere di Tron di Revel, di vera nobiltà d'animo. Non dico altro, per ciascuno di questi personaggi ci sarebbe moltissimo. Brevemente, anche su Carlo Cattaneo, che comandava la terza divisione navale, assunse in seguito il comando della prima divisione navale, anche egli uno di quegli ufficiali un po' anziani, perché proveniva dall'ordinamento precedente. Cattaneo fu poi il comandante della prima divisione navale nello scontro, non battaglia, di Capo Matapan, scomparendo in mare con la sua nave di bandiera, con lo Zara. Miraglio Paladini invece comandava la seconda squadra navale, apparteneva a una dinastia di ammiragli, suo padre fu ammiraglio di squadra, suo figlio lo stesso, era stato comandante della Regia Accademia Navale in precedenza e tornò dopo la battaglia di Punta Stilo, a seguito di un infarto, comandare l'Accademia Navale, incarico che resse poco, perché poi morì reggendo quell'incarico per la stessa una patologia cardiaca nei mesi seguenti. Infine Pellegrino Matteucci, che comandava la prima divisione navale. Pellegrino Matteucci fu poi destinato in Africa settentrionale, in Corsica e in Francia. In Francia il comando della Marina nella Francia del Sud fu catturato dai tedeschi e fu internato in campi di concentramento, riuscendo comunque a tornare a casa vivo, a differenza di qualcun altro che poi vedremo. Bene, grazie Andrea. Allora torniamo, diciamo, alla trattazione principale. Mi permetto di aggiungere una sola cosa alla infinita competenza biografica e organica di Andrea. Marenco di Moriondo, dopo l'8 settembre, fece il partigiano, ma il partigiano vero, se vuoi proseguire tu, cioè andò in montagna. Sì, senz'altro. Marenco di Moriondo prese parte come semplice combattente, si presentò al comando di una brigata partigiana azzurra, diremmo badogliana, al comando di Mauri, per intenderci, perché sa di cosa sto parlando, e per quanto tutti sapessero chi fosse e che grado avesse, soprattutto, lui chiese e pretese di prestare la sua opera come semplice combattente, rischiando la pelle, naturalmente. Dopo questa doverosa integrazione, anche perché ormai non era più giovane, riprendiamo il nostro giallo di Punta Stilo. Ora, nel London Gazette si dice che l'ammiraglio Tovey, con la settima divisione, in 7 Cruiser Squadron britannico, forte di 4 incrociatori, Orion, sua nave ammiraglia, Liverpool, Neptune e Sydney, quest'ultimo australiano, fu in gravi difficoltà contro la divisione di incrociatori esplorante italiana. E lo si ammette. Si spiega anche che i 4 incrociatori leggeri inglesi dovettero vedersela con 4 incrociatori pesanti italiani della classe Zara. Ora, leggeri gli uni, pesanti gli altri,
il lettore di Bocca Buona, cui era destinato il London Gazette, queste cose le poteva capire, poverini. Però ci sono due difficoltà. Primo, gli italiani dicono che in realtà erano i due Garibaldi dell'ottava divisione di Legnani. Ora, si sa che non si può dubitare della parola di un gentiluomo inglese, che diamine. E noi non ne dubitiamo. E infatti una certa quantità di persone, definiamoli per brevità, beh insomma, una certa quantità di persone sposano la versione britannica, la traducono malamente e la ripropongono in continuazione. Ora, si può sbagliare, stiamo parlando di un combattimento cominciato intorno ai 19.000-20.000 metri, la visibilità era ottima, il mare un olio. E anche queste cose hanno la loro importanza. Si può sbagliare l'identificazione di una nave con un'altra, ci mancherebbe altro. Ma due o quattro vuol dire essere peggio che strabici. Questa, a fianco, è una pagina tratta dal rapporto di missione originario, non dai compiaciuti compitini post-bellici, dove il comandante del Neptune si loda in maniera, come si vede, non proprio sobria, vantando la propria perfetta conoscenza e lunghi studi che ha dedicato ai profili delle navi italiane, dicendo che erano due Garibaldi, anzi due Abruzzis, e aveva perfettamente ragione. La stessa cosa risulta da tutti gli altri rapporti. A questo punto sorge un problema. Questo errore di strabismo molto preoccupante ha colpito chi ha scritto il London Gazette. Ma lo stesso errore, 4 Zara, appare anche nel Battle Summary, pubblicazione riservata ad uso interno, risalente al 1942. Quindi, i casi sono due e poiché qui abbiamo due avvocati, mi correggeranno se sbaglio. O siamo in presenza di un caso di schizofrenia che ha colpito alcune centinaia di persone, perché queste carte prima di arrivare alla pubblicazione ne devono passare attraverso gli uffici, oppure è successo qualche cos'altro. Andiamo avanti. È successo qualche cos'altro. Le navi italiane erano due e non quattro. Erano due incrociatori leggeri accuratamente identificati come tali. Un rapporto, un documento ad uso interno degli ufficiali superiori e degli ufficiali ammiragli della Royal Navy non può essere falsificato dalla Royal Navy a proprio uso e consumo. Se falsificazione è avvenuta, oppure vogliamo chiamarlo lieve alterazione della verità, falso materiale o falso ideologico? Qual è la fattispecie corretta? Ciò può avvenire solo per ordine di un'autorità superiore al senior service britannico. Ricordando che purtroppo la graziosa sovrana, il suo feretro in occasione dei funerali Mondovisione, è stato trascinato come da dovere da una pariglia di marinai inglesi, la Royal Navy era e resta il senior service. Cosa ci può essere al di sopra dell'ammiragliato del senior service? Soltanto il gabinetto di guerra di sua graziosa maestà britannica. In altre parole, all'epoca un organismo complesso presieduto da un personaggio di caratura oggettivamente eccezionale e grande valore letterario come Churchill. Quindi soltanto il governo di sua maestà può aver dato ordine all'ammiragliato di mentire a se stesso e di mentire davanti ai propri ad uso interno, non a beneficio del pubblico del 48, ma al suo corpo ufficiali superiori con documenti che devono essere tenuti sotto chiave e ovviamente custoditi al massimo livello da parte del governo. Può sembrare strano? Direi di no, andiamo avanti.
gli inglesi sono persone intelligenti e soprattutto sono persone oneste che ostentano, oserei dire, il massimo disprezzo, e sto parlando di pesanti interventi che si possono leggere su The Naval Review, che è l'equivalente della nostra rivista marittima, missile dello Stato Maggiore della Marina Militare, nei confronti di certi inglesi di complemento che vogliono mostrarsi più lealisti del re. Ora, nelle righe evidenziate in quella pagina, ci sono le istruzioni che Churchill, appena tornato primo lord del mare, no, primo lord dell'ammiragliato, errore classico che si commette in questi casi, nel settembre del 1939, impartisce al direttore del Naval Intelligence. Gli spiega: le buone notizie devono essere gonfiate, le notizie così così devono essere migliorate, le notizie negative vanno o ritardate o cancellate. Gli ordini del primo lord devono essere eseguiti. Altra cosa, gli inglesi, lo ripeto, sono persone intelligenti. Pertanto, chi viene destinato a riscrivere i rapporti che poi alla fine approderanno nella loro ultima versione sul London Gazette, un grandissimo romanziere che io personalmente amo, Cecil Scott Forrester, il padre dell'immortale comandante Hornblower e di una serie di altri importantissimi romanzi. Questo è il motivo per cui quei rapporti tuttora vengono riproposti e lodati, perché sono letterariamente bellissimi. La loro attendibilità, viceversa, lascia un po' a desiderare. Ora, questo non è un segreto di Stato. Non ho violato alcuna cassaforte dell'ammiragliato. Non sono penetrato, travestito da Diabolik, a Buckingham Palace e neppure al numero 10 di Downing Street. Mi sono limitato a leggere uno splendido libro mai tradotto in italiano che si intitola The Brother Companion, quella è la copertina della mia copia. È la biografia, l'autobiografia di Forrester, dove lui spiega la vita abbastanza complicata tra uno scrittore e il suo personaggio che non può uccidere e che deve continuare a far vivere. Nel corso di questa biografia lui racconta minutamente quello che faceva al Ministry of Information, che era il ministero della propaganda inglese, ovvero sia riscrivere, modificare, correggere, tagliare, aggiungere, viva Dio, inventare tutto quello che serviva affinché si facesse bella figura in ogni circostanza. Ah, anche questa pagina era da Hornblower Companion? No, no, quella pagina è tratta da questo splendido libro regalatomi da Michele, il quale non sapeva quali tesori potesse contenere e che ringrazio una volta di più. Ok. Mai tradotto in italiano neanche questo. Non lo si trova in nessuna bibliografia, anche perché spesso e volentieri chi si occupa di queste cose è rimasto fermo al 1980, come si può facilmente constatare nelle opere che pubblicano quando mettono la bibliografia. Ora, non è un segreto, perché Forrester ha confermato quello che scrisse in Hornblower Companion, che è uscito nel 62, l'aveva già detto in Affondate la Bismarck, è il titolo che è stato dato in italiano, quando è stato tradotto in italiano Hunting the Bismarck, da cui è stato ricavato anche un bellissimo film. Sì. E dove spiega tutti i trucchi, tra cui il trucco numero uno, che è: non importa che la notizia sia incompleta, quello che non lo sai lo inventi, ma è importante che il pubblico la prenda per primo da noi. Dopo, per gli altri, è tutta in salita. Perché la gente, sottinteso, secondo una certa concezione, che i pubblicitari conoscono bene, la gente crede al primo che parla. Che poi è una maniera gentile per dire la gente crede al primo che passa. Ora, Forrester fa il suo mestiere, quindi scrive e riscrive. Poiché però è un galantuomo,
nel 1943 chiede di imbarcare e viene mandato a fare dei servizi in Alaska, dove, presso la Marina americana. Era popolarissima anche negli Stati Uniti, in tutto il mondo di lingua inglese, dove contrarrà una paralisi in seguito all'esposizione al freddo che lo accompagnerà fino alla fine dei suoi giorni. Quindi, ripeto, stiamo parlando di un grande romanziere, di un uomo che è stato chiamato a fare il suo dovere nella maniera migliore che poteva farla, usando la penna anziché un fucile, e che comunque nell'adempimento di questo dovere ha pagato un prezzo da mutilato e che quindi merita il massimo rispetto. Un po' meno rispetto, e qui concludo questa parte, lo merita il titolare del ministero, Bernhard Bracken, di cui anche le più benevoli biografie, che possono trovarsi su Wikipedia, parlano in termini estremamente o succinti o imbarazzati, perché l'uomo, onestamente, appare molto difficile da difendere. Capitalista d'assalto, grande elemosiniere di Churchill, diventerà dopo il Ministry of Information per un breve periodo primo lord dell'ammiragliato, uomo di ambizione sfrenata, passa alla storia perché sigla i propri rapporti B.B., Bernhard Bracken, tormenta il personale del proprio ministero e sembra non si comporti in maniera abbastanza imbarazzante nei confronti delle dipendenti femminili del ministero, soprattutto se giovani. Soprattutto è ossessionato dalla vita privata del suo personale, che spia e controlla in tutte le maniere possibili e immaginabili. Forrester divideva l'ufficio con la scrivania di fronte con un altro grande scrittore che doveva occuparsi viceversa del materiale terrestre, dando una mano anche a quello aeronautico. George Orwell, il quale nel suo famoso romanzo 1984 descrive la vita del ministero chiamandolo Ministero della Verità e descrive quello che era chiamato a fare in tempo di guerra, ovvero sia falsificare, omettere, inventare, creare, rimuovere, alterare continuamente le versioni ufficiali, perché chi controlla il passato controlla il presente e soprattutto il futuro. Il grande fratello, Big Brother, è come era soprannominato Bernhard Bracken, date le sue sigle e le sue abitudini, a dir poco, preoccupanti. Questo è il panorama intellettuale del materiale sul quale troppa gente ha sprecato troppo tempo. Intendiamoci, non gli costava nulla. Era scritto molto bene, si risparmiava un sacco di fatica, lo si traduceva male o pessimamente e si serviva freddo in tavola. La ricerca sui documenti, come quelli che verranno presentati agli spettatori questa sera, implica viceversa un po' più di fatica, ma grandi soddisfazioni. Andiamo avanti. Bene, qui abbiamo altri due personaggi che magari riportiamo Andrea. Ecco. Qui abbiamo a sinistra l'ammiraglio Andrew Brown Cunningham, comandante della Mediterranean Fleet. Anche Cunningham naturalmente ha combattuto nella Grande Guerra. È uomo essenzialmente di caccia torpediniere, non è uomo di corazzate, anche se comanderà per primo il nuovissimo Nelson, ma avrà sempre in antipatia la magia nera della balistica, questo sin da allievo. Fa una ottima carriera, aiutato anche da alcuni parenti in politica, per tradizione nella Royal Navy, avere anche per ottimi ufficiali, comunque avere degli agganci in politici conta molto.
dappertutto. Si trova a comandare i cacciatorpedinieri mediterranei nel 1935 e anche grazie alla stimola protezione cui godeva da parte del primo Lord Pound, assume nel 39 il comando della Mediterranean Fleet. Cunningham si comporta sempre in modo assolutamente onesto e corretto nei confronti dell'avversario, non dico del nemico. E questa è una caratteristica che si può dire comune a tutti i marinai. Si comporta correttamente dopo lo scontro del 12 ottobre 1940, allorché segnala in chiaro alla Regia Marina la presenza di naufraghi, stessa cosa che farà dopo lo scontro di Capo Matapan, e la segnalazione in chiaro da parte di Cunningham servirà per trarre in salvo numerosi superstiti della prima divisione navale. Altrettanto correttamente si comporterà in occasione dell'incontro a Malta con il personaggio che vediamo a destra, l'ammiraglio D'Azara, di cui poi diremo. Assunse dopo fine della guerra la direzione dell'ammiragliato per poi andare in pensione e scrivere un volume di memorie, in realtà scritto da un prestanome, qui questa è l'edizione italiana, e Sailor's Odyssey, l'edizione di un marinaio, l'edizione italiana degli anni 50 è ridotta perché non comprende tutta la vita del Cunningham. Interessante notare che è tradotta da Farcaroli, da Aldo Farcaroli, grandissimo. Vedo Enrico che si sta sta emozionando, grandissimo storico della Marina, linguista, traduttore e quant'altro, oltre che ufficiale, commissario. È avvocato, laureato in legge, ma proprio avvocato. Tra l'altro, se non sbaglio, è in Sailor's Odyssey dove lui parla della moral ascendancy ottenuta sugli italiani. Durante, ok, poi magari ci vedremo dopo. Sì, e l'edizione italiana comunque non è priva di puntute note del traduttore, che lungi da limitarsi a un compito burocratico fa capire di essere uno che se ne intende e che non si beve tutto quello che forse non tanto Cunningham quanto il suo prestanome ha scritto. A destra vediamo il personaggio che dicevo prima, l'ammiraglio Alberto D'Azara, lo vediamo ritratto a Napoli, un po' regionale ancorché padovano, ma le mie simpatie per i padovani si riduce notevolmente pensando al buon D'Azara, personaggio davvero sopra le righe. Non sto qua a fare una serata su di lui. Con Enrico abbiamo curato ormai 8 anni fa la riedizione, che è questa qua, cioè, di Pelle d'ammiraglio, godibilissima autobiografia senza peli sulla lingua del buon D'Azara, che qua vediamo nel suo zenith, la cerimonia a Napoli dopo la vittoriosa battaglia di Pantelleria nel giugno del 1942. A punta stilo D'Azara, un incarico un po' strano, era un contrammiraglio, appena ceduto il comando della Marina in Albania, fu posto al comando di un gruppo di due incrociatori leggeri di Giussano e Diaz, un compito un po' strano per un contrammiraglio, e si fece valere successivamente in ogni incarico del coperto, in particolare il comando della settima divisione navale. Finisco di blaterare e lascio la palla ai colleghi. Sì, allora, abbiamo accennato allo scontro degli incrociatori, quindi la prima fase della battaglia, quindi magari porterei, dopo ormai quasi 50 minuti, Michele. Ci senti, Michele? Vi sento, perfetto. Vi vedo, spero che anche voi mi vediate bene. Tutti quanti. Allora, dimmi quale tavola vuoi. Allora, io comincerei dal Navigation Record, perché è il documento che un giorno forse era il 2014, Enrico Cernuschi mi dice: senti, tra le carte che abbiamo c'è questo, mi piacerebbe che tu vedessi se si riesce a trasformarlo in una delle tue cartine. In effetti io da qualche anno, devo dire,
auspice il nostro compianto Erminio Bagnasco, avevo cominciato a disegnare delle cartine e lui mi aveva detto: guardi, non le pubblico questo articolo sui caccia finlandesi se non me lo correda da una cartina con le basi. E di lì avevo dovuto cominciare ad ingegnarmi a realizzare delle mappe, delle cartine. Poi ne avevo fatte diverse. Enrico mi dice: riesci a farmi il tracciato della rotta durante punta stilo del Warspite? Quindi mi dà questo, io comincio a studiarlo, non ho una formazione marinaresca, quindi mi informo e mi faccio anche aiutare da chi ne sa più di me per entrare un po' sia nella terminologia, che è molto particolare, sia nei tecnicismi inevitabili. E inizialmente pensavo di realizzarlo con il solito software che usavo di grafica raster per fare le cartine, ma mi accorgo ben presto che qui è tutta una questione di distanze, di angoli soprattutto, di calcoli matematici, per cui capisco subito che bisogna passare a utilizzare un software di grafica vettoriale, sostanzialmente un CAD. E così piano piano inizia a lavorarci. Come si legge questo Navigation Record, che è diventato di fatto la spina dorsale di tutto il lavoro cartografico di punta stilo? Allora, come voi vedete, ci sono quattro colonne: rudder over time, steady time, course in degrees e speed in nodi. La prima riga, dove c'è scritto 14:30, 270 gradi, 22 nodi, vuol dire che all'inizio della registrazione dei dati del Navigational Record abbiamo il Warspite alle ore 14:30 che si trova su una rotta 270 gradi, quindi sta andando a occidente a 22 nodi. Rotta vera. Rotta vera. Sì, sì, sì. Poi andiamo a capo, quindi la riga sottostante ci dice che alle 14:33 il Warspite comincia a manovrare il timone. Lo manovra per un minuto, dalle 14:33 alle 14:34, in maniera tale da finire per trovarsi alle 14:34, quindi alla fine dell'accostata, a, se leggo bene, 253 gradi, e sempre la velocità è sempre 22 nodi. Poi uno va ancora avanti, vede che 205 dalle 14 abbiamo detto 34, non tocca più il timone fino alle 14:40, quindi vuol dire che va per 6 minuti, continua a navigare su questa rotta 253. Poi alle 14:40 compie un'altra accostata, quindi agisce sul timone per un altro minuto, 14:40, 14:41, muove il timone per potersi mettere su rotta vera 300 e cala la velocità a 20 nodi. E così si va avanti a leggere il Navigation Record. Io mi sono ingegnato con il software per disegnare soprattutto le accostate. Il problema sostanzialmente è che la rotta iniziale e la rotta finale finiscono per essere due tangenti di una circonferenza il cui arco è compreso tra queste due tangenti, è l'accostata, che viene svolta a una certa velocità percorrendo quindi un certo spazio, e quindi mi metto all'opera in questa maniera, realizzando appunto la rotta completa, almeno per come appare nel Navigational Record, del Warspite. Dopodiché, scusa Michele, il Navigational Record l'avete reperito dove? Lui è una dei documenti che si trovano nel fondo ADM, Admiralty, okay. 199/1048, che è quello in cui sostanzialmente si trovano, non dico tutti, perché purtroppo lo diciamo fin da subito, per esempio non si trova nulla sul Royal Sovereign, però un'enorme quantità di relazioni, rapporti delle navi inglesi che partecipano alla battaglia di Punta Stilo. Aggiungo subito
primo caveat, purtroppo, spesso, anzi quasi sistematicamente, questi rapporti riferiscono di allegati, che sarebbero le tavole grafiche, quindi i grafici redatti dopo l'azione, questi purtroppo non si sono ritrovati. Vuoi perché erano di formato grandissimo, quelli che si... alcuni italiani li abbiamo trovati e quindi magari erano anche difficili da contenere nello stesso faldone, voi perché sono stati spostati in un altro posto, voi perché sono stati magari buttati anche solo per fare posto, si è ritenuto che fossero più che sufficienti le descrizioni, quindi i rapporti descrittivi. Fatto sta che noi purtroppo da parte britannica per Punta Stilo non abbiamo nessun grafico, mentre ne abbiamo diversi per gli italiani. Ovviamente non mancano da parte inglese dei disegni, dei grafici su Punta Stilo, ma sono tutti, diciamo, post-bellici, e non, anzi forse il primo è quello del 42, del Battle Summary, se non ricordo male. Comunque, diciamo, non c'è nulla di originale che accompagnasse queste relazioni. Allora, quindi, cosa succede? Io disegno la rotta del Warspite come ricavata dal Navigational Record, dopodiché Enrico Cernuschi mi dà il rapporto del Warspite, che sono, se non ricordo male, un paio di paginette, poco più, e anche perché io stesso incuriosito, insomma, gli chiedo di vedere cosa dicessero, e lì trovo, per esempio, che in certi minuti sono indicate con estrema precisione gli avvistamenti, su quale rilevamento vengono fatti, oppure il tiro del Warspite sulle varie navi italiane che via via subiscono il suo fuoco. E questi rilevamenti sono ovviamente precisissimi, perché adesso i nostri autorevoli relatori sapranno dire chi ha detto che il cannone sostanzialmente è un telemetro, quindi la distanza si misura col cannone, e in effetti quando uno trova che su un certo rilevamento si tira a una nave distante 23.000 o quello che è yarde, ho potuto a quel punto cominciato a disegnare le posizioni in cui a una certa ora dovevano trovarsi le navi italiane. Non solo, rispetto alla rotta del Warspite, che era la nave ammiraglia quella giornata, abbiamo tutti i rilevamenti che vengono fatti. No, beh, questo è ancora, vabbè, è ancora prematuro, lasciamolo pure questo. Abbiamo tutti i rilevamenti che vengono fatti dalle altre navi, dalle altre formazioni della flotta inglese o, diciamo, anglo-australiana, visto che c'erano anche navi australiane. E quindi, per esempio, i cacciatorpediniere periodicamente rilevano la posizione dell'ammiraglia, e quindi io, grazie a questi dati, ho potuto accertare qual era a una certa ora la posizione degli incrociatori, delle diverse squadriglie, quindi flotillas, di cacciatorpediniere. A quel punto Enrico Cernuschi comincia a darmi, e per fortuna che me li ha dati col contagocce, perché altrimenti mi sarei perso fin da subito e non avrei combinato niente, quindi è stato molto opportuno questo dosare le informazioni. Mi dà, per esempio, il rapporto del settimo incrociatore, il quale, ed ecco qui sì, possiamo mettere la tavola 1, così i nostri videospettatori possono capire. Mi puoi, ecco, grazie. Zoom. Ecco. Partiamo pure dal basso, per far capire, ecco, il genere di lavoro. Ecco, io ho ricavato a quel punto dalle relazioni, qui per esempio del settimo Cruiser Squadron, che cosa succede nei minuti in cui succede qualche cosa, e quindi, per esempio, visto che ne parlava all'inizio Enrico Cernuschi,
alle 15.01 e 30 secondi nel rapporto del Sydney si legge: Five vessels, apparently cruisers, were sighted bearing 250 about 20 miles. E quindi è il primo avvistamento, sono le 15.01, vede quelli che sembrano, sono cinque navi, sembrano incrociatori, su rilevamento 250 a distanza di 20 miglia. Dopodiché, alle 15.02, ecco, il Liverpool ci dice che ha fatto una accostata da 280, in cui erano tutti quanti, da 270 a 280, quindi probabilmente stavano zigzagando. Dopodiché passano ancora qualche minuto, trovo nella relazione dell'Orion, quindi io quelle ho messe ovviamente tutte insieme nella carta, non andiamo avanti ovviamente tutta la battaglia così perché sennò non finiremo più, ma è giusto per far capire di cosa parliamo, che l'Orion dice che ci sono three destroyers, two light cruisers and two heavy cruisers in sight bearing from 270 a 240 con una rotta approssimativamente per 70 gradi. Allora, se possiamo spostarci leggermente nel blu, dove ci sono gli italiani, quindi qui si vede per esempio il puntinato, ecco, il puntinato blu, invece sono gli avvistamenti degli italiani. Queste sono tutte frasi pedissequamente copiate dai vari rapporti italiani, che quindi ci dicono, per esempio alle 15.12, l'Alfieri, lo vedete sulla sinistra, 15.12, vengo a dritta per 70 gradi, mi avvicino e posso osservare le unità avvistate, sono due incrociatori tipo Orion, il Gloucester, che in realtà è il Liverpool, in testa e il Sydney in coda. E quindi qui, man mano, io usando i dati che trovavo, raccordandoli quando c'erano con i grafici, ho disegnato le 10 principali fasi dello scontro. E quindi qui, se saliamo leggermente, ecco, un pochettino, ecco, mettiamoci proprio dove c'è 15.24, dove hai la manina in questo momento, porta tutto al centro, ecco, no, dall'altra parte, in modo che si veda. Ecco, per esempio qui noi abbiamo, ed è bello, sì, diciamo è complicato, ma interessante vedere che per esempio il Carducci nel proprio rapporto racconta: apro il fuoco contro il terzo incrociatore nemico sparando 12 colpi, distanza di apertura 16.500 circa. Ora, è curioso che nel rapporto non delle navi, ma della squadriglia, si lascia intendere che la squadriglia in realtà non avrebbe sparato per niente. Viceversa, noi abbiamo, ma solo perché abbiamo trovato all'ufficio storico anche il rapporto del Carducci, che il Carducci invece effettivamente, con una rotta che sembra proprio distaccarsi da quella degli altri cacciatorpediniere, si avvicina più degli altri agli incrociatori anglo-australiani e apre il fuoco. Ed è bello poi vedere che, lo vedete lì a fianco proprio, dove si dice che il Neptune era was also under steady fire from the leading enemy destroyers, e quindi dice che era sotto il fuoco continuo dei caccia nemici, sì. In testa alla formazione, molti colpi da 120 sono caduti vicino e quest'ultimo fuoco era particolarmente irritante. Riuscivamo a controbatterlo con i nostri 102, quindi i 4 pollici. Se guardate poi sopra, ma quindi subito sopra, lui secondo loro addirittura i 3 o 4 maestrale di caccia della classe maestrale non soggetti a fuoco stavano sviluppando un fuoco molto accurato. We are developing a very accurate fire. It would have been more comfortable if some of our own destroyers had been at the head of the line to deal with them. Cioè, hanno detto, ci avrebbe fatto comodo avere i nostri cacciatori. Ecco, e quindi qui si riesce in questa maniera, ho potuto vedere, il lavoro è stato lunghissimo, è durato tra una cosa e l'altra una decina di mesi, quindi perché ogni fase della battaglia è stato un po'
un'inchiesta, però alla fine si è riusciti nella quasi totalità dei casi a vedere le differenze di percezione tra le due formazioni. Ma non solo, io a un certo momento ho avuto più volte dei periodi in cui le mie certezze hanno vacillato e mi sembrava di non riuscire a capirci più niente. Mi hanno consolato due frasi che ho voluto mettere subito all'inizio della mia appendice cartografica al libro Quando tuonano i grossi calibri, e penso che sia il caso di leggerle perché fanno capire come nelle battaglie e anche nelle battaglie navali sia i protagonisti si trovano in una situazione che per noi storici da poltrona è assolutamente inimmaginabile. Ora io vi leggo quello che nella bozza della propria relazione sull'azione di Punta Stilo scrive l'ammiraglio Campioni. Questa è la bozza con tutte le correzioni, l'abbiamo trovata, poi ci sarà la versione definitiva dove le correzioni sono risolte con delle soppressioni, delle aggiunte, e scrive Campioni nella bozza: come sempre accade nelle esercitazioni di pace, a maggior ragione per il predetto scontro è riuscito assai difficoltoso mettere in accordo posizioni relative, ore e percorsi dei diversi reparti. E ciò non solo per quello che riguarda le forze inglesi, ma anche per le nostre. Quindi lui stesso riconosce che anche tra le relazioni delle nostre stesse navi si faceva una fatica enorme a capire successivamente che cosa fosse successo. Questa è la parte inglese, italiana. Da parte inglese trovo una frase tutto sommato simile. Questa qui, che sto per leggere, la traggo dal Naval Staff History, Selected Operation Mediterranean 1940, e dice: it is difficult to reconcile this relative position, quindi è difficile riconciliare questa posizione, parliamo dell'Orion alle ore 16:11, with the Italian movement as shown on the plan. Quindi loro hanno visto a quel punto nel descrivere l'operazione anche i nostri piani, dice, ma noi quindi non si capisce come si riconcili la posizione dell'Orion con quella degli italiani. Anche perché, immagino, l'abbiamo ricordato all'inizio, essendo uno scontro di proporzioni enormi, perché c'è quasi tutta la flotta italiana e quasi tutta la Mediterranean Fleet, tante navi, capire dove era quella da coloro che erano lì sul posto non era assolutamente facile. Sì, è proprio così. E aggiungo un'ulteriore complicazione. Di questa mi sono accorto solo dopo un bel po' che ci lavoravo. Per la maggior parte dei reparti italiani l'orario non corrisponde con quello inglese. Cioè c'è uno scarto quasi costante di 2 o 3 minuti. Quindi quello che succede, non so, alle 15:28 per gli italiani è annotato alle 15:30 per gli inglesi. Ma questo, attenzione, questo alla fine uno lo riconosce, vede che è una costante e quindi ne prende atto e riesce poi a risolverla. Però ci sono dei casi in cui ci sono dei reparti italiani, per esempio, ci arriveremo poi a parlare, il caso dello Zara ha un orario che è perfettamente coincidente, proprio al minuto, con quello inglese, mentre non lo è con quello degli italiani. Per cui arriviamo al paradosso che lo Zara nella propria relazione scrive di aver eseguito una certa accostata come ordinata a una certa ora, mettiamo le 15:58, poi uno va a vedere e il Pola quella accostata l'ha ordinata 2 minuti dopo, risulta averla ordinata 2 minuti dopo, quindi semplicemente non c'è una sincronizzazione tra gli orari sia degli inglesi tra loro, sia talvolta sia degli inglesi con gli italiani, sia talvolta degli italiani tra i diversi reparti, ma certe volte la stessa cosa si verifica anche tra gli stessi reparti inglesi. E infatti abbiamo, come poi arriveremo a dire quando tratteremo dello scontro principale, che l'apertura del tiro dei grossi calibri, quindi la
la fase più importante della battaglia, balla di una decina di minuti, cioè il primo colpo sparato di una decina di minuti da parte italiana, e se non sono 10 saranno forse 7 da parte inglese. Quindi anche lì, anche c'è l'orario, quando ecco, cominciano a sparare i grossi calibri, ecco, siamo al culmine della battaglia, anche questo ha un margine di incertezza notevole. Io ho scelto comunque di fornire nelle mie 10 tavole il massimo dettaglio possibile. Quando era necessario, ovviamente, ho messo anche dei punti interrogativi, perché tante cose erano... questa è la tavola 2, lo scontro tra gli incrociatori, il settimo inglese contro l'ottava divisione nostra, Garibaldi Abruzzi. E, ecco, come vedete, qui ci sono dei punti di domanda quando l'orario è da me presunto, anche perché una cosa che si nota, e questo lo dico a beneficio di quelli che dovessero, come io spero, appassionarsi a questo genere di lavori, e una volta che vanno a procurarsi i materiali originali sappiano, io mi sono accorto che molto spesso il brogliaccista inizia a descrivere una fase a una certa ora, dopodiché, un certo minuto, ora e minuto, dopodiché va avanti a raccontare quello che succede senza scrivere che una certa cosa è successa 2 minuti dopo. La frase può coprire magari un'intera fase della battaglia, che possono essere 5 o 6 minuti, e quindi sta poi all'interprete dire: ma questa frase che fa parte del brano a che ora si riferisce? Cosa che è molto importante, perché serve per essere poi confrontata con la versione che proviene dall'altra parte, quindi dal nemico. Comunque il risultato alla fine è un risultato che è stato convincente. Molto spesso i dati di tiro proprio corrispondono in maniera perfetta, in altri casi meno, ma quasi sempre c'è una spiegazione. Devo dire che le fasi più confuse e quelle che rimangono più dubbie sono purtroppo quelle finali dei cacciatorpediniere, e paradossalmente più era incerta la fase, più io ho messo nei miei grafici il maggior numero possibile di informazioni che sono riuscito a reperire, proprio perché la mia idea è che questo lavoro cartografico possa diventare uno strumento di indagine. Se facciamo un'ipotesi, un ricercatore che dovesse trovare il rapporto del Royal Sovereign, una nave di cui noi non sappiamo niente, salvo qualche testimonianza di memorialistica, che per esempio ci dice, lo vedremo poi quando parliamo della fase dei grossi calibri, che fu preso sotto il tiro di grosso calibro, ed è una circostanza molto importante, ma noi non abbiamo il rapporto del Royal Sovereign. Quindi se fosse ritrovato da qualcuno e lui riuscisse, questo ricercatore, io vorrei che lui riuscisse a inserire nelle mie tavole i dati che emergessero. E tra l'altro questo è in una certa misura esattamente quello che è avvenuto dopo la pubblicazione del libro. Il libro è uscito nel 2016, quindi ci sono stati amici e studiosi che hanno fatto presente, ci hanno raccontato le loro impressioni, ci hanno dato dei suggerimenti, ci hanno fornito altri materiali documentari, no, però anche solo in questi casi delle fonti secondarie possono essere preziosissime, e penso ancora una volta alla memorialistica, e che hanno permesso 2 anni dopo, poi ne riparleremo, di rispetto a quella che era
e che è tuttora la tavola 4, che nel libro è lo scontro dei grossi calibri, come era stato descritto nel 2016, in mancanza di alcune informazioni che sono poi state evidenziate successivamente, è il caso di dire correggere il tiro, precisarlo meglio. E quello che nella tavola 4, se Giulio riesce a metterla, lo facciamo vedere. Ecco, vedete che a un certo punto sulla rotta del Warspite, ecco, se lo centri, dopo le 15.56, Warspite straddled, quindi centrato, io nel 2016 avevo avuto molteplici elementi che mi davano sentore che, per quanto non fosse descritto alcunché nel navigational record, ci doveva essere stata una qualche manovra del Warspite di accostata in fuori. Quindi in quei due anni... Opposta al lato dove erano gli italiani. Ecco, diciamo. Sì, quindi diciamo a dritta, come vedete. Io ci avevo messo questo punto di domanda, avevo tracciato la linea puntinata come per mostrare il dubbio, e poi, come diremo dopo, effettivamente è risultato, io direi ormai in maniera inequivocabile, che effettivamente un'inversione di rotta che era stata notata dagli italiani, ma io, diciamo, per deformazione professionale, se non lo trovo scritto in un documento o se non ho indizi gravi, precisi e concordanti, non lo scrivo. In quella fase mi ero limitato al punto di domanda. Quando sono emersi ulteriori indizi, allora nel 2018 siamo ritornati sull'argomento, io ed Enrico Cernuschi, con la corazzata di vetro, e abbiamo aggiunto questi elementi che c'erano stati in parte suggeriti, segnalati o che comunque erano emersi da ulteriori riflessioni e discussioni, e quindi siamo venuti a modificare il quadro. Ovviamente, per chi dovesse comprare il libro oggi, questa tavola 4 resta comunque utilissima, perché la maggior parte dei dati relativi alle corazzate italiane sono quelli che rimangono e hanno il loro valore. Quello che cambia, ecco qui, quello che cambia è ovviamente soprattutto la rotta del Warspite, che compie una volta tonda. Qui, se alzi leggermente, Giulio, per favore, ecco qui, voi vedete, per esempio, qui forse potremo anche introdurre tra un istante la questione del Cavour. Voi qui vedete che dopo che c'è scritto alle ore 16 Cesare si accosta con tutta la barra a sinistra, la linea c'è una linea puntinata che prosegue che prosegue su questa rotta, che sarà circa adesso forse 10 gradi, 15 gradi. Viceversa, la linea continua, che quando c'è il puntinato è un po' qualche cosa che non mi convince, o che potrebbe, o una supposizione mia, o qualche cosa che ho trovato scritto ma non mi convince. E effettivamente questo puntinato era la mia resa pedissequa dell'unico grafico che esiste per la fase dello scontro dei grossi calibri, ed è un grafico del Cavour, che tuttavia è del tutto approssimativo per quello che riguarda questa fase, e cioè questo, il puntinato. Io l'ho riprodotto esattamente com'è, poi lo vedremo questo grafico, ma in realtà ci sono elementi, diciamo pure sicurissimi, per affermare che invece ci sia stata una certa ora, anche da parte del Cavour, un'accostata a sinistra, che è inizialmente era stata disegnata come la vedete qui, dopo è stato ulteriormente precisato nell'articolo La corazzata di vetro. Comunque, di questo poi riparliamo.
Non so se per il momento, se vogliamo far vedere il grafico del Cavour, che forse è giunto anche il momento di ridare la parola agli altri relatori, poi se mai torno io a parlare. Quello del Cavour, se vuoi, più avanti ci arriviamo. Sì, ecco, va bene, allora io diciamo per il momento ho spiegato un po' come funziona la realizzazione dei grafici, poi magari ci soffermiamo maggiormente proprio sui movimenti e sulla fase tattica. Enrico, prego. È in corso l'azione tra i due reparti esploranti. Ottava divisione, due incrociatori Abruzzi e Garibaldi da parte italiana, quattro incrociatori da parte inglese. Il tiro italiano è ottimo. Il tiro inglese viene definito inaccurato e impreciso. Il tiro italiano causa danni al Neptune, un primo danno da near miss, opera dell'Abruzzi. Questo qui giusto. Il comandante del Neptune, che tanto si era vantato di averli riconosciuti come incrociatori classe Garibaldi, scriverà in maniera un po' drammatica che le schegge, gli scheggioni, perché i proiettili navali si scheggiano in poche grosse schegge, recuperati a bordo dimostravano che erano cannonate da 305, erano 152, ma si sa, l'eccitazione della battaglia e un po' di soddisfazione. Un po' come quando si va a pesca, il pesce è sempre più lungo man mano che aumentano i racconti che si fanno con gli amici, anche se in questo caso era il pesce che stava mangiando loro. Il Warspite si era già staccato in precedenza, già dalle 2:30 del pomeriggio circa, dalle altre due corazzate, portandosi un po' avanti come pseudo incrociatore da battaglia, in maniera tale da poter appoggiare, se del caso, la propria divisione di incrociatori leggeri, qualora avessero incrociato navi italiane dotate più numerose o dotate di un armamento superiore. Non era questo il caso, però avere una corazzata sotto mano non fa mai male, quindi il Warspite si porta sotto e dopo le 16:15 comincia a tirare contro l'ottava divisione. Non colpisce, non causa danni e a bordo deve regnare una certa eccitazione. Il risultato è che non si accorgono di due incrociatori da 5.000 tonnellate, il da Barbiano e il di Giussano, i quali arrivano in quel momento ad elevata velocità e prendono sotto il loro tiro la corazzata inglese. Tutto sbagliato. Un incrociatore, per di più sprotetto come quelli, non può sparare contro una corazzata. Una corazzata che mette a segno un colpo contro una di quelle navi, che venivano soprannominate nella Regia Marina cartoni animati sin dall'inizio degli anni 30, la fa fuori. Eppure le navi italiane continuano a tirare lo stesso. E succede una cosa molto strana. Passiamo al file delle immagini solite, non a quello dell'azione. Ecco, rapporto di tiro del di Giussano, trovato in quella maniera infinita e praticamente vergine che è l'ufficio storico della Marina Militare. 15:26, un colpo a segno sulla corazzata. Il di Giussano è l'incrociatore sul quale c'è l'insegna di Dazzara. Teoricamente dovrebbe fare il passeggero a bordo e il comandante, visto che l'altro incrociatore, il Diaz, causa una avaria di macchina, ha dovuto lasciare la formazione 2 ore prima. In pratica il rapporto del comandante non fa altro che echeggiare quelle che sono le iniziative di Dazzara. Alta velocità, navigando di conserva assieme a Mareco di Moriondo, che è comandante della divisione, e volume di fuoco. Ora, 15:26, la nave italiana vede un colpo a segno. Quando un colpo arriva a segno, c'è una fiammata arancione. La nave italiana, ore 15:26, vede un incendio sprigionarsi sulla nave inglese. Intendiamoci, un colpo da 152
gratta la vernice a una corazzata. Si verificano due cose strane. Primo, alle 15:26 si incendia l'idrovolante a bordo del Warspite. Secondo quello che viene riportato nel Battle Summary, secondo quello che viene riportato, come si vede qua, nel London Gazette. Quindi gli italiani hanno effettivamente visto delle fiamme, ma si tratta dell'idrovolante del Warspite, di uno dei due idrovolanti del Warspite, che è stato incendiato dalle vampe dei cannoni dello stesso Warspite, cose che succedono. Però ci sono un paio di piccoli problemi. Primo, quel giorno il Warspite aveva a bordo un solo idrovolante. Era entrato nel Mediterraneo, lui aveva due idro tipo Swordfish. Ma uno di questi due idro era stato abbattuto da due CR-32 al largo di Tobruk il 21 giugno 1940. L'equipaggio ferito, recuperato, mandato in Italia a luglio su una nave ospedale, diventano i prigionieri numero 3 e 4 di un campo di prigionia della Marina vicino a Venezia. Il Warspite quel giorno ha un solo idrovolante a bordo e questa è la precisa testimonianza che Jan Ballantyne ha riportato nel suo Warspite, edito Penance World all'inizio 2001, mi sembra, intervistando il pilota Ben Rice di quell'aereo, con abbondanza di dettagli. Ora, come è possibile, tanto più che quell'aereo verrà regolarmente catapultato, osservato dagli italiani, e gli inglesi ammettono di averlo catapultato, un quarto d'ora dopo. Quindi, com'è possibile che sia stato incendiato quell'idrovolante dalle vampe degli stessi cannoni inglesi, quando l'unico aereo di bordo decolla regolarmente catapultato un quarto d'ora dopo? Andiamo avanti. Tombola! C'è un aereo inglese incendiato, uno Swordfish idrovolante. Peccato che l'incendio avvenga a bordo del Malaya, non del Warspite. Peccato che l'incendio avvenga alle ore 16:08, secondo il rapporto di missione del Malaya. Cosa è successo? Colui che ha redatto il Battle Summary, documento riservato, colui che ha fatto il riassunto del Battle Summary, dandolo in pasto al pubblico con il London Gazette nel 1948, ha fatto un po' di confusione? Sono cose che succedono. Andiamo avanti. Questa è la risposta, purtroppo non c'è l'originale, a una lettera evidentemente piuttosto irritata, inviata dal terzo Lord del Mare al comando del Mediterranean Fleet il 19 luglio 1940, 10 giorni dopo la battaglia. Immaginiamocela, in risposta alla pregiata vostra, eccetera, eccetera. Qui c'è l'elenco dei danni subiti dal Warspite. Danni, attenzione, che non sono menzionati nel Battle Summary. Danni che non appaiono sul London Gazette, danni che vengono negati da un messaggio che Cunningham si affretterà a trasmettere alle loro graziose signorie dell'ammiragliato la sera stessa della battaglia. Poiché il terzo Lord del Mare è responsabile del materiale, delle costruzioni e delle modifiche che devono essere apportate alle navi con il libro matricolare, e in ultima analisi è quello che paga i materiali, gli arsenalotti, eccetera, 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 il terzo Lord si vede arrivare i conti, sa che non è successo niente, scrive che cosa cavolo mi avete scritto e allora gli fanno l'elenco dei danni. Guarda caso,
i danni, come vedremo meglio in seguito, coincidono perfettamente con l'osservazione fatta dal Di Giussano. Quindi, cosa abbiamo? Poiché non si può dubitare della parola di un gentiluomo inglese, il terzo lord del mare ha pagato male, quindi stiamo parlando di danno erariale. La lettera che gli è stata mandata con l'elenco dei danni è un falso, custodito al TNA, già a Public Record Office, e l'agente del Di Giussano ha avuto un'allucinazione, l'idrovolante precipitato con l'equipaggio catturato ferito il 21 giugno 1940, in realtà era a bordo del Warspite quel giorno. So che sono tutti discorsi per assurdo, ma se si sposa la versione cucita col filo bianco del London Gazette e del Battle Summary, segreto e pubblicato nel 1942 a uso interno della Royal Navy, è evidente che siamo di fronte a una diabolica congiura che è stata concepita da gente che ha deciso 20 anni prima che io nascessi di redigere a mio uso e consumo e quello dei lettori e degli amici tutta questa documentazione. Altro che metaverso, qui siamo nell'inververso. Comunque, procediamo. Questo è il rapporto nel ADM 234444 circa i danni delle navi inglesi. I danni in questione risultano descritti, vengono datati 8 luglio, il giorno prima della battaglia, e vengono attribuiti a una bomba aerea caduta lì vicino. Ora, indipendentemente dal fatto che la Regia Aeronautica non ha rivendicato il colpo in questione, ma potrebbe essergli anche sfuggito, indipendentemente dal fatto che Battle Summary e London Gazette non riportano danni alle loro navi, a parte l'incrociatore Gloucester, centrato in pieno da una bomba, l'8 di luglio e che non può partecipare all'azione. Rimarrà indietro con la Formidable. La centrale di tiro. No, con la Eagle. Seguiamo. C'è un maledetto documento che si chiama Bombing Record, dove sono descritti tutti gli attacchi aerei che vengono subiti da parte della Regia Aeronautica nel corso dell'intero ciclo delle operazioni, è ovviamente suddiviso giorno per giorno. Questa è la prima parte dell'8 di luglio relativamente al Warspite. Passiamo alla parte successiva. Danni zero al Warspite, nessun danno, nessuna vittima. La bomba più vicina è caduta a 70 yard, le altre tra i 100 e i 200 yard, cioè molto al di là del raggio di azione delle schegge delle bombe. Quindi come la mettiamo? È vero il bombing record, giorno per giorno, dettagliatissimo, numero degli ordigni, quota degli aerei, quante ne abbiamo visti, quante bombe abbiamo osservato cadere, a che distanza, eccetera, eccetera? O è vero il precedente documento che è stato fatto nel 1958, cioè 18 anni dopo, sulla base di questo documento, dove si dice che non è successo niente quel giorno a quella nave? Quindi, come diceva il generale Viviani, capo del controspionaggio dell'esercito italiano negli anni 70, quando le coincidenze cominciano a coincidere è tempo di muoversi. E noi ci stiamo muovendo. Procediamo. Eccoci. Il grafico del Cavour. Michele, è tutto tuo. Eccoci qua. Ecco, qui, questo è il grafico del Cavour, è l'unico grafico reperito relativo alla fase principale della battaglia. È un grafico fatto molto bene, innanzitutto. Possiamo ingrandire la parte, diciamo, quella più interessante, dove c'è il tiro, riesci? Allora, aspetta, lo porto di qua.
Datemi 30 secondi. Mentre manovri rapidissimamente, è finito lo scontro tra gli incrociatori. L'ottava divisione non ha un graffio. Ha continuato a navigare sotto il tiro della corazzata inglese, ha fatto il proprio dovere, ha fornito rotta, velocità e tutte le informazioni possibili e immaginabili fino a quando l'ammiraglio Campioni non è in vista delle corazzate inglesi. A quel punto, con una manovra che viene definita perfetta, l'ottava divisione accosta, fila davanti alle corazzate italiane e le corazzate italiane sono in vantaggio di luce solare, di mare, di vento il più possibile perché sta spirando da levante verso ponente, e quindi l'ottava divisione ha fatto perfettamente il proprio compito. La divisione incrociatori inglese invece no. Il primo tempo finisce in netto vantaggio italiano. Ecco, allora qui questo, tra l'altro, è un... voi vedete a fianco dove è scritto tipo Barham, avevamo scritto, e qui fu un nostro errore, Malaya, perché inizialmente, non sapendo nulla del Royal Sovereign, noi avevamo detto il tipo Warspite è sicuramente il Warspite, non ci sono dubbi. Il tipo Barham non può essere che il Malaya, perché il Royal mm-hmm. Sovereign è indietro, non se ne sa niente. Tuttavia, e tutto sommato così era stato abbastanza descritto nella tavola 4 originale. Quando però ci sono stati, sono state fatte domande, sottoposte ulteriori richieste di chiarimenti, ci sono fatte delle osservazioni, usando sempre il grafico fatto con, diciamo, la grafica vettoriale, e soprattutto, ecco, puoi abbassare e far vedere la tabella in basso a destra, quella, eccola qui, noi troviamo, cosa peraltro scritta nero su bianco su tutte le relazioni anche discorsive, che il Cavour inizia a sparare alle 15.53 a una distanza di 30.500 metri. Ora, io sappiamo 30.500 metri è... soprattutto per i cannoni da 320 mm italiani, era una distanza astronomica, estrema. 30.500 metri, tra l'altro, notavo con Enrico, è la distanza che separa casa mia a Milano da casa sua a Pavia. Quindi questa è una cosa che fa impressione, perché se uno pensa quanto ci mette, vabbè, non è in linea d'aria, però come sparare dal centro di Milano al centro di Pavia. Noi sappiamo a questo punto, col grafico, che il Warspite è disegnato ma non è sottoposto al tiro del Cavour. Il Cavour sta tirando contro un tipo Barham che noi credevamo essere il Malaya inizialmente. Se non che poi ci siamo avveduti, riguardando il grafico, che a 30.500 metri non poteva esserci effettivamente che il Royal Sovereign. Questo cosa significa? Significa che qui sono rappresentate su questo grafico due corazzate su tre, che la corazzata non rappresentata è il Malaya. Noi sappiamo che il Malaya era più a nord del Royal Sovereign e del Warspite. E una cosa singolare che ci aveva un pochino stupito all'inizio era che se fosse stato vero quello che ci sembrava inizialmente, avremmo avuto addirittura un incrociarsi dei piani di tiro, cosa proibitissima dai manuali dell'epoca. Cioè avremmo avuto che il Cesare, che era più a nord del Cavour, tirava contro il Warspite, che era più a sud del presunto, sottolineo presunto, Malaya, e il Cavour tirava viceversa contro il Malaya, non rispettando quindi
l'ordine. Tra l'altro, questo diciamo, ci aveva indotto in errore anche una polemica che si ritrova nei rapporti italiani, in cui Campioni rimprovera in maniera anche piuttosto rude il comandante del Cavour per aver tirato su una corazzata lontanissima, lasciando la terza corazzata, che era il Warspite, poi si saprà, non sottoposta al tiro. E dice che questo fu proprio un errore. Viceversa, quello che è emerso quando abbiamo riconsiderato questa fase è che aveva ragione perfettamente a comportarsi così il comandante del Cavour. Ossia, noi abbiamo il Cesare che tira, quindi adesso forse si potrebbe anche mettere la prima cartina di corazzata di vetro, così facciamo capire. Ecco questa, esattamente questa. Questo qui è il grafico del 2018. Rispetto al 2016 abbiamo aggiunto il Royal Sovereign, lo vedete in marroncino in basso a destra. Noi abbiamo che il Cavour ci dice, ecco, sposta leggermente sì, a destra perché si possa leggere, ecco, il Cavour scrive: tiro iniziato sulla seconda unità della formazione avversaria, e noi sappiamo dal grafico originale che abbiamo proiettato prima che sono 30.500 metri. Effettivamente a 30.500 metri quello che c'è è precisamente il Royal Sovereign. Il Malaya invece sopra in diciamo questa specie di lilla, oceano, chiamiamolo un po' come vogliamo, era a nord, e il Warspite, eccolo lì, vedete che c'è 15.54, Cesare, si inizia il fuoco, apro il tiro sulla prima unità nemica, distanza 26.400 metri su un brandeggio di 69 gradi, e lui sta tirando contro il Malaya, quindi. Il Cavour, che è la seconda nella linea, la seconda corazzata nella linea italiana di due corazzate, tira contro la seconda unità che ha vista lontanissima e del Royal Sovereign, e qui ci è venuto in soccorso una testimonianza una volta tanto, perché abbiamo trovato su un libro che è proprio scritto che il Royal Sovereign, vediamo se riesco qui a trovare la citazione, comunque era proprio sottoposto, vide i colpi che gli cadevano attorno. Ovviamente erano colpi che, essendo sparati a distanza estrema, avevano una dispersione altissima, ed è per questo che quello che non appare qui è che ci sono squadriglie di cacciatorpediniere che stanno risalendo, passando nei varchi tra le corazzate per sopravanzarle. E quindi alcuni di questi cacciatorpediniere nelle loro relazioni dicono di essere stati presi in mezzo a questo fuoco che viene descritto come estremamente impreciso, ogni tanto fanno anche ironia, nel senso che alcuni dicono alcuni colpi che loro credevano diretti contro il Warspite sono caduti anche un miglio e mezzo a dritta del Warspite. E se uno guarda qui si rende conto che certo sono caduti a dritta del Warspite, ma perché erano i colpi corti, la distanza ricordiamo era estrema, tirati contro il Royal Sovereign. E il Warspite in questa fase era non battuto dai grossi calibri. E questo rendeva molto inquieto il comandante in capo italiano. Tuttavia, ecco, se possiamo andare un pochino più su, eccolo qua, vedete quell'azzurrino del Trento, eccolo qua, il Trento, ecco, non l'hai preso bene, eccolo qui, alle 15.55 il Trento si trova in posizione idonea per tirare. Nota che le due corazzate su tre inglesi
sono fatte oggetto del tiro italiano, quindi il Malaya che sta subendo il fuoco del Cesare, il Royal Sovereign che sta subendo il fuoco del Cavour, rimane libero il Warspite. E infatti il Trento, che tra l'altro se non ricordo male era il campione di tiro della flotta italiana, quindi era una delle navi migliori per quello che riguardava la qualità del proprio tiro, dice: apro il tiro su una corazzata tipo Warspite, ed è effettivamente il Warspite. Distanza 26.000, e corto, allunga di 1.000 metri. Ed ecco qui che ci troviamo che il Trento sta tirando alle 15.55 ora italiana, dovete togliere mediamente 2-3 minuti, quindi diciamo che i 55 sarebbero i 53-52, e qui possiamo andare sull'altra, la volta tonda, l'ingrandimento. Ecco, questa è la stessa manovra vista più ingrandita. Ecco qua. Allora, qui ho disegnato anche, questo è tutto in scala, vedete anche il Warspite lì nel mezzo, l'ho disegnato, è proprio perfettamente in scala con il resto della manovra. Quindi noi abbiamo che alle 15.53 Warspite came under fire. Quindi a quel punto, alle 15.54, il fire ovviamente è il fuoco del Trento, alle 15.54 il cacciatorpediniere Husty dice: enemy observed to open fire and splashes seen falling round Warspite. Quindi vengono, lo Husty vede le colonne d'acqua che tutt'attorno al Warspite. Quindi andiamo ancora un pochino più sopra, così. Eccolo qua. Allora, poi continua il giro. Qui ho fatto rosso e nero minuto per minuto, così che si vedesse meglio. Eccolo qui, andiamo alle 15.56. Il Warspite being straddled. Notare che il Trento dice che sta sparando contro un tipo Warspite in allontanamento. E in effetti capite che rispetto al Trento, che è in alto a sinistra, il Warspite, che ha accostato a dritta, quindi in fuori, si sta allontanando, e non a caso poi il Trento deve allungare il tiro. E qui ci è venuto in soccorso Gill, l'autore della storia ufficiale della Royal Australian Navy del 57, con una frase che non si spiegherebbe se non si avesse il quadro di questa volta tonda e se ci si limitasse alle storie ufficiali. Perché a pagina 177, io devo dire, mi era già passato sotto gli occhi anche nel 2015-16 quando avevamo preparato il libro, ma tra le tante cose non ci avevo dato, confesso, gran peso. Quando però abbiamo cominciato a vedere tutte queste coincidenze che cominciavano a coincidere, come ha detto prima Enrico, sono andato a riprendere Gill. E quindi a un certo punto trovo che Gill, nel descrivere questa fase, scrive che Warspite altered course to the southward. Quindi inverte la rotta verso sud. A questo punto tutto cominciava a quadrare rispetto a quelle che erano state i rapporti della ricognizione imbarcata italiana, che inizialmente ne avevamo ovviamente preso atto perché abbiamo messo tutto, però in assenza di altre prove che corroborassero la versione italiana, come si faceva a dar credito alla relazione della Bruzzi che dice: l'idro del Barbiano segnala il nemico ha invertito la rotta, in un'altra relazione dice sta invertendo la rotta, l'idro del Garibaldi segnala il nemico inverte la rotta, l'inversione di rotta del nemico è comunicata anche dall'APG, apparecchio di punteria generale, dell'Abruzzi. E quindi viceversa, mettendo insieme tutti i pezzi invece si capisce perfettamente che c'è stata questa inversione di rotta, e nel frattempo
il Warspite sta sparando, quindi qui siamo nel momento culminante della battaglia e adesso vabbè, magari saltiamo già a raccontare del Cesare colpito, ma prima di chiudere, ecco, lascialo così, prima di chiudere va detto che quindi il Warspite preso sotto tiro accosta in fuori, quindi inverte la rotta e si mette a sud. Nel frattempo il Cesare viene colpito, dopo qualche minuto gli inglesi e anche gli italiani, per la verità, per motivi che poi spiegheremo, si accorgono che il Cesare è colpito, cioè non è istantaneo, perché il colpo sul Cesare cade sul lato sinistro, cioè scavalca tutta la nave e quindi cade sul lato sinistro, il lato nascosto. L'incendio quindi che scoppia sul lato sinistro del Cesare non viene visto da nessuno, né inglesi e nemmeno dal Cavour viene visto subito, fino a che, come diremo tra poco, il Cesare a un certo punto decide di accostare in fuori e quindi svela il suo lato sinistro che ha l'incendio ed è non muovere. Scusa. A quel punto, quando il Warspite si accorge del colpo a segno, allora, come dice Gill, muta nuovamente rotta to northwest in an endeavor to close, cioè decide quindi di non andare più a sud, ma di accostare per nord-ovest, serrare le distanze, decide di chiudere perché si sono accorti che adesso hanno colpito e quindi cerca di chiudere. Qui adesso, se vogliamo, possiamo parlare più approfonditamente di tutta la vicenda del colpo a bordo del Cesare. Non so se sia il caso, se dobbiamo, preferiamo magari dire qualcosa. Direi di rispettare la cronologia per facilitare il lavoro sia a noi sia a chi ci ascolta. Quindi prendi la parola tu, Enrico, ancora? O vuoi che vada avanti io? Me la cavo in pochissimi minuti. Benissimo, prego. Lascio questo. No, torniamo. Sì. Stop. Primo. L'ammiraglio Cattaneo, a bordo del Trento, il Trento è la nave serrafila degli incrociatori pesanti italiani che stanno per impegnare gli incrociatori inglesi, i quali navigano a loro volta davanti alle corazzate. Essendo il più arretrato di tutti, è l'unico che ha la possibilità di battere il Warspite, ovvero sia la corazzata che vedono non essere impegnata in quel momento. Mentre la regola d'oro dall'epoca della battaglia del Jutland in poi è non lasciare un avversario non impegnato. Ora, questa è una pagina delle norme per l'impiego della squadra nel corso del conflitto attuale. Scendi, per favore. Queste sono le distanze di tiro. Massima di inizio tiro con ottima visibilità. Quel giorno la visibilità era splendida. Per i 320, 26.000 metri. Il Cavour spara sui tacchi, oltre i 30.000 metri, cioè 45 gradi, la massima elevazione gittata che può raggiungere. La distanza in condizioni normali è 22.000 metri, la distanza a cui conviene condurre l'azione è tra i 21 e i 19.000 metri, anche per motivi di rendimento balistico del proietto. Passiamo alla successiva. Quindi stanno sparando a distanze mai provate prima, anche oltre le esercitazioni. Il nemico viene impegnato immediatamente. Lo stesso discorso vale per i 203 del Trento, il quale farà un tiro relativamente breve, anche se fortunatamente subito centrato in gittata, sin dalla prima salva, perché ogni tanto un po' di fortuna a questo mondo ci vuole, e può subito passare al tiro celere. In altre parole, non tira più 4 colpi per volta, uno singolo per torre, ma tira fiancate, 8 colpi per ogni salva,
non ci sono colpi perduti. I cannelli elettrici funzionano benissimo, è una nave relativamente vecchia e quindi molto ben collaudata, la gente è addestrata, tutto funziona che una meraviglia. Questa è l'apertura del tiro da parte del Cesare visto dal Cavour. Andiamo avanti. Ora, una parola a favore del comandante Ciurlo, si chiamava così, no, Andrea, del Cavour. Nonostante sparasse a una distanza astronomica, il Royal Sovereign lamenta dei danni. Risultano da questo libro di Peter Smith, dedicato alla classe Royal Sovereign, i danni sono causati da, chiamiamoli ordigni, caduti vicino, caduti molto vicino, perché la normativa britannica era un near miss può causare danni allo scafo fino a, diciamo, 10 metri di distanza, 30 piedi. Le schegge dei grossi calibri possono viaggiare fino a 80 metri, 90 yard. Questo per dare gli ordini di grandezza, va bene? Ora, il Royal Sovereign lamenta una serie di danni minori all'opera viva, cioè allo scafo, rivetti che saltano, serbatoi dell'acqua che vengono contaminati con acqua di mare, eccetera, 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 che verranno riparati a Durban, in Sudafrica, nel bacino di muratura esistente laggiù, nell'agosto del 1940, perché è l'unico bacino, che è quello galleggiante di Alessandria, in grado di contenere le corazzate, dovrà occuparsi delle riparazioni delle altre due. Il Royal Sovereign, oltretutto, si dimostra troppo lento, incapace di seguire le altre due corazzate, non tirerà un colpo di grosso calibro, non per colpa sua, poverino, ma perché proprio non ci arriva, e in quel momento era in corso per essere superato dal Malaya, che era la nave Serrafila della linea da battaglia inglese. Per questo motivo c'è confusione nei rapporti italiani, perché Cavour apre il tiro contro il Royal Sovereign, il quale lamenta questi danni che verranno in sede memorialistica attribuiti a bombe. Ma anche in questo caso il bombing record che abbiamo anche del Royal Sovereign non registra assolutamente niente del genere. E adesso passiamo alla fase, se vogliamo, più interessante. Questo, ecco, scusa Enrico, su questo vorrei, tu hai detto appunto della difficoltà anche da parte italiana, la frase ingiusta, e qui diciamo è il caso di una volta di più raddrizzare un vecchio torto, è che Campioni nel rapporto finale scrive: ritengo che per una inesatta valutazione della situazione il Cavour abbia aperto il tiro sulla terza corazzata ancora a distanza notevole dalle altre due e non sulla seconda, come è detto nel suo rapporto. Quindi questo, invece, il Cavour aveva, il comandante Ciurlo del Cavour aveva perfettamente ragione. In quel momento la seconda corazzata che gli si presentava era precisamente il lontanissimo Royal Sovereign, e quindi lui si è attenuto alle regole e ha sparato, tra l'altro, come abbiamo visto, anche bene, se si considera che stava tirando a una distanza eccezionalissima. Giustissimo. Il Trento segnala alla terza salva un colpo a bordo del Warspite. Viene visto da tutte le navi della squadra italiana. Vero Roberti, giornalista imbarcato sulla settima divisione, sull'Eugenio, lo nota. Omega 9, chi era l'autore, Andrea? Cappellini? Sì. Aldo Pasetti. Aldo Pasetti ne parla una pagina e mezzo. L'entusiasmo scoppia a bordo della nave. Cipollini, il direttore del tiro del Cesare, non si attribuirà mai quel colpo, perché in quel momento sta sparando contro i Malaya e lui, la fiammata arancione, non la vede. Viceversa, delle navi italiane si vedono nettamente il lampo che il cappuccio tagliavento al magnesio, che è come la lampadina da flash,
e il fiore arancione dell'esplosione a poppa del Warspite. Andiamo avanti. Ovviamente anche questo viene negato da parte britannica. Questo è un fotogramma del film girato a bordo degli operatori che erano a bordo del Cesare. Quella lucina corrisponde all'orario, al colpo sul Warspite. Ecco, una precisazione, scusa Enrico l'interruzione, purtroppo questo fotogramma qui è riprodotto invertito. No, è quello corretto. No, è invertito, voi lo trovate su YouTube, il film intero. Apparentemente qui si sembrerebbe che ci sia una nave che sta marciando verso sinistra, cioè visto che è preso dalle navi italiane in direzione nord. Se voi guardate su YouTube lo scontro, vedete che invece tutto il film è al contrario e qui viene raffigurato il Warspite, quindi mentre sta andando in direzione sud. E tra l'altro abbiamo anche, per chi volesse trovarselo, il punto preciso in cui compare questo fotogramma è quando lo speaker, col suo tono... Stentorio, sì, quando dice: un'unità da battaglia inglese è gravemente colpita, la nave sbanda, si apprua e cessa il fuoco. Se andate a vedere su YouTube... lo trovate capovolto perché sta effettivamente andando a sud e questo è il punto in cui con tutta probabilità il Trento ha colpito il Warspite. Poi mettiamo il link nella descrizione col minuto esatto. Andiamo avanti. Questo è dopo che è stato spento l'incendio a bordo del Cesare, delle cariche da 120 che erano state collocate in un locale non corazzato dove non dovevano essere. Sono cose che succedono in tutte le marine in tutti i tempi. La celerità di tiro degli impianti da 120 era considerata troppo lenta e per velocizzare il tiro celere, nel caso fosse stato necessario, avevano accumulato delle cariche in un locale dove non avrebbero dovuto essere, altrimenti avrebbero bruciato dei materassi. Proseguiamo, così dopo ti posso dare la parola. Sì. Ora, si può ingrandire un pochino? Sì, vado all'ingrandimento. Eccoci. Bene, scendiamo. Nel frattempo il Cavour ha cambiato bersaglio. Non è più il Royal Sovereign, ormai troppo lontano, è il Malaya. Ora, in difficoltà, dopo, e poi ne riparliamo, il colpo da 203 mm, granata, non palla perforante, perché i 203, sapendo di non poter perforare le corazzate inglesi a qualunque distanza, tiravano contro le corazzate a granata in maniera tale che la maggior quantità possibile di esplosivo arrivasse sul bersaglio, rispetto alla carica molto minore delle palle, le quali hanno lo spessore particolarmente accentuato e conseguentemente hanno minore carica di scoppio. Comunque sia, Cunningham comincia a mandare segnali disperati, 11 ordini in 7 minuti ai cacciatorpediniere, dicendo di farsi sotto e di attaccare. 11 volte in 7 minuti. In più fa un pesce al Malaya che lo sta seguendo e che ancora non ha tirato un colpo perché è troppo lontano. Spieghiamo, scusa Enrico, cosa si intende pesce in gergo marinaresco, perché non è detto che tutti lo sappiano. Prego. Una ramanzina o ampogna che dia da parte di un superiore. Anche cazziatone può andare come interpretazione? Andrea, diccelo te. Sì, l'ho detto, una rampogna da parte di un superiore. Ah, ok. Pesce o pesciata. Scusa Enrico. No, figurati, anzi. Ora, Cunningham non soltanto strilla come un maledetto ordinando dalla plancia di dire ai cacciatorpediniere di muoversi,
fa il pesce al Malaya perché non ha obbedito immediatamente all'ordine di accostata, manovrando dietro o di conserva e quindi imitando quello che sta facendo il Warspite, ma sta procedendo per conto suo. Ora, il comandante del Malaya doveva essere nato sotto lo stesso segno del comandante Ciurlo del Cavour, perché dal rapporto di missione, scendiamo un po', nello stesso momento in cui il Cavour ritiene di aver messo a segno una salva a cavallo del bersaglio, cioè il Malaya, Meschineddu gli va in avaria il timone. The wheel in the upper coming jammed, eccetera, eccetera. Da allora in poi devono dare gli ordini per manovrare il timone, funziona il timone a mano, i cui ordini vengono passati col portavoce in centrale. E il poveretto segue la manovra del Warspite come può. Si tratta di danni che verranno riparati nell'agosto del 1940 in bacino ad Alessandria. Proseguiamo. Allora. Questa richiede 2 minuti, poi lascio la parola a Michele. È una delle uniche 2 fotografie che esistono da parte inglese dell'azione di Punta Stino. Da parte italiana ne abbiamo centinaia, abbiamo i film, da parte inglese solo 2, non sono foto ufficiali. Questa venne trovata dal comandante Bagnasco e pubblicata in Navi e Marinai. Osservate, prima queste 2 colonne, belle, grandi e grosse, e questa macchia bianca che sta cominciando ad alzarsi a un'altra colonna d'acqua all'altezza della prora del Warspite. È un tiro perfetto, perché si sparava, che so, quarta torre, 3 cannoni, tiravano i primi 2, poi tirava il cannone centrale, si faceva la forcella in aria, tiro a scalare introdotto nel 1936, così da poter facilitare il centramento del tiro. Queste sono colonne, come vedremo dalla tavola successiva, di colpi da 320. È il Cesare che, dopo essere stato colpito, come ha detto Michele, al fumaiolo, con il proietto che esplode dentro il lamierino del fumaiolo e i tubi del fumaiolo, era una palla perforante, avrebbe dovuto attraversare come se fosse un fazzoletto quel lamierino, per poi dopo precipitare sul ponte, penetrare all'interno e scoppiare lì dentro. Esplode dentro il fumaiolo, pertanto i danni sono causati soltanto dalla proiezione dell'ogiva del proietto che attraversa la lamiera non corazzata, quello che gli inglesi chiamano il weather deck, il ponte di coperta, e si va a schiacciare contro la faccia interna della corazza del Cesare. L'incendio che tuttavia è stato creato e generato in seguito a quel mancato rispetto delle norme viene aspirato dai ventilatori e porterà alla chiusura di 3 caldaie per alcuni minuti, oltre che purtroppo alla morte per intossicazione e soffocamento di alcuni marinai. Comunque sia, il tiro è perfetto. Tenete presente una cosa, il Warspite sta camminando a 20 nodi. Una colonna d'acqua, come vedrete dalla tabella successiva, impiega per arrivare ai 60 metri di altezza 10 secondi. Questi 2 proietti con le 2 colonne d'acqua, pertanto, vanno rapportati nel momento dell'impatto in acqua a una posizione del Warspite arretrata per 20 nodi, 10 secondi rispetto a questa fotografia. Chiaramente la foto non ci dà la profondità. Sappiamo però che il terzo colpo, quello davanti alla prora del Warspite, viene osservato dagli italiani e giudicato a segno sia da bordo del Cesare, sia dagli idrovolanti in volo, RO 43, perché tutti notano immediatamente che la nave avversaria si apprua
e cessa il tiro. Ora, per approuarsi, deve aver imbarcato acqua. Quanta acqua? Ce lo dicono i libri matricolari del Warspite e i dati che vengono riportati nel log dell'agosto 1900 del Warspite, che per fortuna è sopravvissuto. O meglio, abbiamo tutti i log del Warspite di tutta la guerra. Manca solo quello del luglio 1940, quando si dicono le coincidenze. Manca anche il log del Malaya, e li abbiamo per tutto il resto della guerra, per il luglio 1940. Manca il log del Royal Sovereign, l'abbiamo per tutto il periodo di 5 anni di guerra, manca il luglio 1940. L'abbiamo della porta aerea Eagle, fino a quando non è affondata, nell'agosto 1942, unico buco il luglio 1940, quando si dice la coincidenza. Ora, supponendo che gli italiani avessero visto bene e che la corazzata fosse immediatamente appruata, non può aver imbarcato più di 800 tonnellate d'acqua, perché, come spiegherete nell'Anatomy of the Ship, ottimo libro dedicato a Warspite, i liquidi che potevano essere travasati all'interno della nave per equilibrarla, essendo la regola d'oro della Royal Navy mai imbarcare acqua di mare, non aumentare l'allagamento a bordo, ma compensarlo, non erano disponibili in tutto più di 857 tonnellate, ma la nave era in mare già da 2 giorni, pertanto aveva consumato acqua dolce. Vabbè che la si può riprodurre con il distillatore di bordo, ma non esiste il moto perpetuo. Quindi al massimo può aver imbarcato teoricamente 857 tonnellate. Con 800 tonnellate si ha, come dal libro matricolare del Warspite, un'immersione di 1 grado che può essere rilevata al telemetro benissimo e all'inclinometro soprattutto. A questo punto passo la parola a Michele. Allora, a questo punto possiamo forse tornare a soffermarci sulle vicende del Cesare colpito? Cosa dici, Enrico? Boh, sappiamo che è stato colpito, ha proseguito l'azione per alcuni minuti. Quindi siamo al punto che il Cesare è colpito quando il Warspite sta virando in fuori, quindi realisticamente da un colpo delle torri poppiere, giusto? Sì. No, da un colpo da 203. No, dico il colpo sul Cesare. No. Questo non si sa se siano francamente poppiere o prodiere. L'unica cosa che si sa dalle relazioni italiane è che dopo aver osservato il colpo, diciamo del Trento, la nave inglese accosta e da quel momento in poi sparerà soltanto con le torri A e B. Ok. Perché perché probabilmente, adesso non sappiamo precisamente in quale momento della sua volta tonda si trova, c'è anche un dubbio che abbia sparato con alcune torri sul Cesare e con altre sul Cavour. Questi dettagli purtroppo non li abbiamo con certezza, perché per esempio la relazione del tiro del Warspite non esiste, ma non è stata trovata, ecco. Comunque sicuramente tirava contro tutti e due, perché abbiamo le fotografie dei colpi da 381 che cadono intorno al Cesare e intorno al Cavour, tant'è vero che Campioni, il quale ormai non è che ci vedesse benissimo purtroppo, essendo invecchiato rapidamente dopo il 1938, è convinto che siano due le corazzate inglesi a sparare, perché la celerità di tiro britannica è esattamente il doppio di quella italiana. Un altro aspetto che è da prendere in considerazione, lo intravediamo qui in questo grafico, è che a un certo momento, verso le 15:54, il Warspite nella sua manovra maschera
rispetto alla linea di tiro del Cavour il Royal Sovereign, per cui dà l'impressione, e sta sparando il Warspike, mentre il Royal Sovereign, per quello che ne sappiamo, non spara un colpo. E quindi qui abbiamo il Warspike che maschera il Royal Sovereign, e alcune relazioni italiane dicono che stava sparando anche il Royal Sovereign, però probabilmente è il fumo attraverso cui poi si intravedono le fiammate dei colpi in partenza del Warspike che sta sparando, ma probabilmente il Cavour, che in quel momento stava, diciamo, tenendo d'occhio i colpi lontanissimi con cui cercava di colpire il Royal Sovereign, ha l'impressione che sia Royal Sovereign a sparare, mentre è il Warspike che gli sta passando davanti. Abbiamo visto in quella foto come ci sia un gran fumo, fumo delle macchine, fumo delle esplosioni. Qui si possono vedere poi appunto i dati anche l'angolo con cui si presenta per gli inglesi il bersaglio italiano, quindi per esempio estimated inclination 90 degrees right, vuol proprio dire che la nave italiana, il Cesare, sta seguendo una rotta che in questo momento è esattamente perpendicolare alla linea di tiro del Warspite. È l'ultima riga in rosso che vedete, estimated inclination 90 degrees right, qui in fondo. Poi ovviamente le navi manovrano, successivamente tre righe sopra vedete che l'inclination diventa di 40, purtroppo nella relazione non si dice se sia 40 left o 40 right, a differenza di quello che si vedeva prima. Nel frattempo, come abbiamo detto, il Malaya, che è visto dalle navi italiane, è ancora la prima a sinistra dello schieramento, che tra l'altro sarà definito estremamente confusionario dagli italiani, lo schieramento inglese. Comunque, la prima nave, il Malaya, su cui sta tirando in quel momento il Cesare, ha il timone che, guarda caso, finisce in avaria, viene quindi manovrata da una postazione locale. Se a questo punto possiamo tornare all'unico grafico, quello del Cavour, notiamo che questa manovra del Malaya lascia qui un istante lascia ancora sì. Qui vedete che il Malaya a un certo punto assume anche lui una rotta meridionale, dopo che il timone verso le 16 è andato in avaria, quindi fa questa specie di S. E adesso, se torniamo al grafico del Cavour, allora, eccolo, ingrandiamolo. Oh, vediamo che il tipo Baram, che è questo qui è Royal Sovereign. Allora, abbiamo che il Warspite sta risalendo. Allora, il tipo Baram, per un momento dimentichiamocelo, perché sarebbe il Royal Sovereign, che però fa, eccolo qui, vedete, una manovra, quindi di andare verso nord, nord-ovest, e poi una strettissima, ovviamente nella realtà non ha potuto essere un'accostata così a gomito, e questa è probabilmente l'imitazione, o forse il Malaya imita, la manovra che sta facendo il Royal Sovereign. Quindi abbiamo che il Warspite, tipo Warspite è il Warspite, a questo punto a quell'ora sta ormai completando la sua volta tonda e si accinge a riportarsi su una rotta, diciamo così, di inseguimento del Malaya. Il Royal Sovereign ha cominciato ad andare verso nord-ovest, poi improvvisamente assume una rotta meridionale verso sud-est. A questo punto, se torniamo al grafico precedente, noi abbiamo buone, ragionevoli, possibilità di credere che il Malaya effettivamente abbia fatto, il Malaya alle 16:16:03, abbia fatto una rotta
che sia simile a quella, non è segnata quella del Royal Sovereign, perché a un certo punto non interessava più dopo le ore 16, in quanto avrebbe poi complicato per niente, affollato il disegno. Abbiamo scusa poi... Michele, il grafico del Cavour a quando risale? A 40, luglio 40. Ah, okay. Sì, qualche giorno immediatamente, dopo okay. La battaglia, sì, sì, sì. Qui abbiamo, ecco, interessante, se sposti tutto leggermente sulla destra in modo che si veda la descrizione del fuoco del Malaya, eccolo qua. Allora, a destra. Sposto tutto. Siamo al massimo. Ecco, è così. Benissimo. Ah, qui, scusa. Malaya, 16:03. Descritto, Malaya opened fire with A and B turrets at enemy battleship bearing 290, range 29,700, quindi a 29.700 yarde. E le salve ovvero sono oltre la propria gittata. Ecco, qui lascio la parola a Enrico, che ci dirà anche come erano state modificate o non modificate meglio le artiglierie del Malaya, e se è vero quello che si legge, come sarà vero, per quale motivo, forse per fare rumore, sparano a un bersaglio che è a 29.700 yarde, quando, prego Enrico. Quando potevano arrivare a 26.000, per questo non aveva sparato ancora fino a quel momento. Ancora esatto. Una volta è un gioco di coincidenze. Gli italiani giudicano che ci siano stati dei danni al Warspite in seguito al tiro del Cesare. Il Warspite cessa in quel momento il tiro, non sparerà più fino alle 16:10. Si fine alle 16:10. Si vede che erano andati in sciopero gli artiglieri, chi lo sa. Rivendicazioni sindacali. Il Malaya comincia a sparare per fare rumore, perché ha la certezza matematica che a quella distanza i suoi colpi saranno comunque corti. E prosegue a fare rumore. La rotta della linea da battaglia inglese, per quanto sia piuttosto chiamarla linea di battaglia è un eufemismo, visto che non dico che ognuno va per conto suo, ma non era proprio come la sfilata a Spithead per l'incoronazione dei sovrani, è divergente rispetto a quella delle navi italiane, mentre era stata convergente fino al presunto colpo del Trento. Si stanno allontanando. Ora, il Malaya era la prima corazzata della sua classe a essere stata modernata all'inizio degli anni 30. Avevano portato l'elevazione dei cannoni a 20 gradi. Con le navi successive ammodernate, a parte il Baram, che non fecero in tempo a farlo, lo elevarono a 30 gradi. Non è un capriccio. A 20 gradi le cucchiaie riuscivano ancora a lavorare abbastanza bene all'interno delle barbette delle torri. Con 30 gradi è stato necessario rifare tutto le norie, tutto il meccanismo per ricaricare i pezzi, perché altrimenti le cucchiaie non ce l'avrebbero fatta a quell'elevazione. Pertanto furono lavori particolarmente costosi ed effettuati in seguito. Per questo motivo il Malaya, oltre coi suoi 20 gradi, oltre quella distanza non poteva arrivare, ma è costretto a fare rumore. Dopodiché è necessario chiudere, causa il fumo, alcune, due, tre, fino a quattro caldaie del Cesare. La velocità scende rapidamente nel giro di pochi minuti. Alle 16:08 le corazzate italiane accostano verso Ponente, in quanto lasciare il solo Cavour alle prese con quelle che erano pur sempre tre corazzate inglesi non sembrava il caso. Proprio no. Viene ordinato ai cacciatorpediniere di stendere una cortina fumogena. Poi si vede. Stessa manovra viene seguita dagli incrociatori pesanti italiani che stanno impegnando da qualche minuto gli incrociatori inglesi. Il Neptune lamenta nuovamente dei danni.
mentre il Liverpool ha due torri, la A e la X, cioè le due torri sopraelevate, che vanno fuori uso entrambe per un'avaria. Un'avaria che ha colpito nello stesso minuto due torri della stessa nave, in coincidenza con un colpo giudicato messo a segno, probabilmente era un Hermes, anzi sicuramente era un Hermes del fiume. Un'altra coincidenza. Ma possiamo proseguire. Queste sono, sempre dalle normative, l'altezza delle colonne d'acqua, la durata delle colonne d'acqua, il tempo che impiegano a formarsi. Le colonne da 320, altissime, 60 metri, che guarda caso sono alla stessa altezza, quindi sono perfettamente allineate, che abbiamo visto di delle uniche due fotografie di fonte anglosassone disponibili in quel momento e che venne scattata dal Malaya, perché era l'unica nave che era una posizione rispetto a come viene fotografata la nave, che poteva riprenderla in quel momento, in quella direzione, sono alla loro altezza massima. Si è appena cominciato a formare il Hermes, il quale deve essere caduto a questo punto a un'altezza del dritto di prora del Warspite, che non è corazzato. Proseguiamo. Questo è un altro elenco di danni del Warspite, causati da bombe che non risultano dal bombing record, che non risultano dal battle summary, che non risultano sul London Gazette, che è riassuntino del battle summary, che non risultano dalle rivendicazioni fatte dagli italiani, eseguite in orari in cui non risultano attacchi della Regia Aeronautica. Procediamo. Questa è la descrizione fatta in ADM 234/444 di questi ulteriori danni, che sarebbero avvenuti in seguito a una bomba caduta vicino il 12 luglio. Andiamo avanti. Questo è il bombing record del Warspite per il 12 giugno. L'ordigno più vicino è caduto, se puoi ingrandire qua. Sì, lo porto di qua. Ecco qua, le bombe sono cadute intorno alla nave, danni nil. Non credo che occorra un master a Oxford per capire che cosa vuol dire. In fin dei conti deriva dal latino. Quindi chi ha mentito? Chi ha redatto il bombing record nel luglio del 40? Chi ha redatto ADM 234/444 nel 1952? Il Battle Summary del 1942, il London Gazette del 1948. Procediamo. Questo è sempre quello precedente era sempre un'altra inquadratura più nitida della stessa cosa. Questa è la seconda e ultima fotografia di fonte anglosassone di cui disponiamo. È stata pubblicata su un libro fatto dalla Conway dedicato a Warspite. Proviene da un marinaio britannico che deve aver nascosto dentro le mutande il rullino, perché venivano sequestrati al momento del rientro alla base, e viene etichettata come due near miss caduti presso il Warspite. Procediamo. Fermiamo le macchine. Michele. Questo qui è il Royal Sovereign. Torniamo indietro alle due colonne, i due Nermis del 203. Ecco, allora, dopo la fine della fase di fuoco dei grossi calibri, quindi abbiamo visto che anche il Cavour accosta per non distaccarsi troppo dal Cesare. Qui c'è qualche dubbio, ma vabbè, è inutile discutere in questa sede, chi è interessato potrà guardarsi i grafici e leggersi l'articolo. Abbiamo una fase, magari limitiamoci solo a far vedere per un istante
la tavola 5, che è lo scontro degli incrociatori. Vedete che già è parecchio caotica qui, diciamo non perdiamo troppo tempo a illustrarla, è interessante. Tra le tante cose c'è un combattimento molto accanito, un danno al timone del Bolzano che per 6 minuti sarà in avaria. Abbiamo per quello che ci riguarda e che ci introduce poi allo Zara, abbiamo un dubbio su chi abbia sul bersaglio che lo Zara abbia assunto in questa fase di fuoco. Probabilmente sono dei cacciatorpediniere inglesi, la cosa è dubbia, poi anche qui ci sono difficoltà di identificazione anche via del fumo, eccetera. E lasciamo comunque perdere tutti questi problemi, passiamo alla cosa che ci interessa, quindi direi la tavola 6. Eccola qua. Allora, questa è l'azione che lo Zara, a partire dalle 16:10, inizia contro il Warspite. L'ora dello Zara. È necessario una precisazione. La cortina fumogena ha separato le due formazioni. Si apre un varco nella cortina fumogena. Lo Zara osserva il Warspite che sta sparando contro la squadriglia cacciatorpediniere Lanciere, in base alle immortali parole di Cunningham. C'è un altro bastardo, affondatelo. Ecco. Ora, qui noi per lo Zara abbiamo la fortuna di avere nel rapporto l'indicazione, come si vede, 16:10, 16:11:20, proprio secondo per secondo, delle salve di questa fase di fuoco, la distanza, le torri che sparano. Come si capisce, qui lo Zara si sta allontanando verso occidente, e quindi vedete che man mano la quarta salva, che è la prima di questa fase, ha le quattro torri, poi la torre 2 va fuori campo, e poi restano la 3 e la 4 con cui continua a tirare. Avendo qui tutte le distanze, è stato possibile ricostruire la rotta del bersaglio, cioè del Warspite. Ecco, se gentilmente vai sotto, ecco qui il punto di caduta di ciascuna salva. Qui si vede che il Warspite, quindi sotto il tiro dello Zara, sta man mano accostando in fuori, cosa che peraltro viene confermata fino a che alle 16:17 il Malaya segnala che una salva nemica è arrivata a cavallo del Warspite. A questo punto, se vai leggermente più a destra, vedi che dalle diverse relazioni dello Zara, eccole qua, io le ho volute mettere sia per far vedere come da una fonte all'altra può esserci una discrepanza, però se uno le guarda proprio sinotticamente, sembrano quasi i tre Vangeli sinottici, abbiamo là un quadro molto interessante. Il diario dello Zara ci dice che dopo l'accostata delle 16:09, il primo direttore del tiro ha visto sul lato sinistro, pressoché ai limiti del brandeggio della APG, una delle navi da battaglia che si presentava con un brandeggio di circa 300 gradi sparando. E in effetti noi qui sappiamo che il Warspite in questa fase stava ancora tirando. Allora prosegue lo Zara, si è aperto il tiro su questa, siamo alle 16:10, la quarta salva dello Zara, diciamo, nella battaglia della prima contro il Warspite, a distanza di 24.600 metri su brandeggio di 218 con le quattro torri. Dopo la prima, dalla quinta totale, prima di questa fase, salva la torre 2, dopo la seconda anche la torre 1 sono uscite di campo. Il tiro è stato eseguito con le torri poppiere. Scusa, rimetti leggermente sulla destra, che stavo leggendo la prima colonna. Ecco, scusami. Durante questo periodo l'unità, ecco,
Oh, questo è il Warspite. Durante questo periodo l'unità ha accostato sulla dritta, mostrandoci la poppa e cessando di fare fuoco. Quando l'unità ci mostrava la poppa, era dritta. Pochissimo dopo ha accostato sulla sua sinistra sino a mostrarci un brandeggio di circa 220 gradi. In questo periodo è stata vista inclinarsi nettamente sulla prora a sinistra, quindi ha proseguito ingavonata di prora a sinistra. Se guardiamo la seconda versione, diciamo che è un allegato, allora si dice che alle 16.10 lo Zara cambia bersaglio, limita il brandeggio, spara contro un'unità tipo Malaya, in realtà è il Warspite, fino alle 16.16.37 secondi. Durante questo periodo un'unità bersaglio accosta sulla dritta, presentando la poppa allo Zara e quindi riaccosta a sinistra. In questo momento è vista nettamente inclinarsi sulla prora e verso sinistra, proseguendo sulla rotta così ingavonata. Ultima invece dalle notizie cosiddette dello Zara, l'orario non è noto, sono le 16 e qualche cosa, si dice che dopo poche salve si esegue l'accostata ad un tempo per rotta 220, sparando qualche salva su una corazzata finché visibile. In questo periodo il primo direttore del tiro ha osservato che tale unità, che inizialmente aveva rotta nord e stava sparando, la cosa che si riferiva prima, ha accostato a dritta sino a mostrarci la poppa, cessando di sparare. Successivamente, circa le 16.14, l'unità ha nuovamente accostato a sinistra di una cinquantina di gradi e subito dopo si è inclinata di prora e sensibilmente sbandata a sinistra. In seguito non è stata più osservata perché il campo visivo della PG è stato coperto dall'aria calda dei fumaioli. E qui abbiamo, diciamo, la conferma, la dicevamo prima, alle 16.17 il Malaya annota che an enemy salvo was observed to straddle Warspite. Quindi è il momento in cui la salva dello Zara cade a cavallo. Questa realizzazione così schematica, poi se prendi invece il quadro d'insieme dell'articolo del 18, l'ho tutto addolcito. Eccolo qua. Eccolo qui. Ecco, è interessante che qui ci ho aggiunto il pezzo in cui il Malaya alle 16.17, scusa, vai sotto, in rosso, sotto a destra. Ecco, il Malaya dà atto che durante questo periodo the enemy battle fleet appeared to be steaming to the westwards, but from time to time turned to starboard to fire at Warspite. Quindi danno atto che ogni tanto le corazzate italiane accostavano a dritta per continuare al Warspite, e quindi siamo ancora alle 16.17 o poco meno. E a questo punto c'è un'altra cosa da notare. Scusa se permetti. Prego, via libera. Quelle norme che abbiamo visto prima è indicata non soltanto l'altezza della colonna, ma anche la sua durata. Proiettili il cannone 381, 320, 203. 203 l'avevamo noi e l'avevano anche gli inglesi. Ora, nel casino della battaglia, usiamo il termine tecnico del caso. Termine giusto. Cannonate, confusioni, vibrazioni, tutto cade per terra, eccetera, eccetera. È comprensibile che l'altezza 48 metri delle granate da 203 possa essere stata scambiata per l'altezza delle granate da 320, che erano 60 metri. Ma la durata delle colonne d'acqua dei 320 era 10 secondi. La durata delle colonne d'acqua dei 203 è 5 secondi. Ora, per quanto gli inglesi potessero magari non conoscere i 320, conoscevano i 305. In altre parole, con un cronometro era possibile apprezzare chi ti stava sparando in quel momento. Loro scrivono di essere sotto il tiro di corazzate, sono sotto il tiro di un incrociatore pesante e già in precedenza un altro incrociatore pesante aveva tirato contro di loro. A bordo del Warspite si è persa la testa. In plancia la confusione regna totale, o vogliamo dire quantomeno un certo nervosismo. Il direttore di tiro non è in grado di apprezzare, né gli ufficiali in plancia,
chi sta sparando contro di loro. Sono convinti che siano le corazzate italiane che stiano sparando contro di loro oltre la cortina fumogena. La situazione è a dir poco confusa, anche perché, mo tu guarda le coincidenze diaboliche che ci sono, il ricognitore catapultato dal Warspite che doveva dirigere il tiro, nel momento esatto in cui gli italiani ritengono di aver messo a segno un 203 del Trento sul Warspite, continua a trasmettere, ma da bordo non lo ricevono finché non rizzano un'antenna di fortuna alle 16:10. Guarda caso, l'antenna radio destinata a raccogliere i segnali del ricognitore era posizionata a poppa, proprio dove si sono verificate tutta una serie di danni. Subito dopo il tiro dello Zara e quei due near miss della fotografia, salta di nuovo e per il resto della giornata il collegamento con l'idro del Warspite, il quale continua a trasmettere mentre Cunningham manderà più di 20 messaggi disperati in chiaro a tutte le navi chiedendo dov'è il nemico. Procediamo. Ecco, osservate questa fotografia. Osservate le scie che partono dalla prora di questa nave. Come è giusto che sia, sono simmetriche rispetto alla prora e partono nella stessa maniera. Una un po' maggiore, una un po' minore, perché la nave sta accostando, visto che è in corso in questo momento un bombardamento italiano. Le bombe cadono molto lontano. Una corazzata è lunga poco meno di 200 metri. Queste sono cadute a 800 metri di distanza. Le schegge arrivano a 90 metri nella massima e rara delle ipotesi. Quindi chiaramente sono bombe inefficaci. Passiamo alla prossima. Adesso viene il bello. E questa è una novità in assoluto che io ho potuto pubblicare in Francia assieme a David Zambon questa settimana. È una foto scattata il 12 luglio 1940 alle 3 del pomeriggio da un aereo italiano. La battaglia è avvenuta il 9. Osservate per favore le scie. Le zoomiamo un attimo. Alza un po', alza. No, stai scendendo. Alza l'immagine. Ecco, così. Osservate la prora, le scie non sono simmetriche. Infatti l'interpretazione fotografica fatta nel laboratorio della Regia Aeronautica dice, si evidenziano il danno subito dalla nave a sinistra. Cosa sta succedendo? Alle ore 15 del 12 luglio il Warspite, e noi sappiamo che è il Warspite perché sappiamo da quello che dice Cunningham e dalla relazione che sta navigando isolatamente, si è lasciato da mezza giornata dietro il Malaya, il Royal Sovereign, perché deve recarsi per un'importante riunione al vertice, di cui nessuno ha mai saputo nulla, ad Alessandria. Le altre navi erano più lente, lui deve camminare in fretta ed è da solo. Ora, la nave ha danni e uno squarcio in maniera tale che là dove è lo squarcio comincia la scia sul lato sinistro. Perché è inclinata? Perché le carene iniziano ovviamente in maniera arrotondata. Quindi la nave è inclinata sul lato sinistro esattamente come è descritta nella relazione dello Zara e così come è stata osservata. E quindi questo si determina appunto da queste scie che non sono
mentre la nave sta navigando dritta, non sta accostando. In altre parole, anche se può sembrare apparentemente ingenuo, ditemi voi se è centrato o meno, questo modellino del Warspite. Correggimi il tiro. Sì, per così. Ora, la nave è inclinata, quindi sta intersecando un po' più su l'acqua in maniera giusta con la carena all'inizio della controcarena arrotondata che parte da dove deve partire. Ma è sbandata, data la posizione dove è avvenuto il danno. Ora, che la nave sia sbandata, lo dicono i ricognitori, ma si sa, sono italiani, quindi non contano. Ma procediamo con l'immagine successiva. Lo dice anche Cunningham, e non si può dubitare della parola di un gentiluomo inglese. Che diamine! Cunningham entra con il Warspite la mattina del 13 ad Alessandria. Dice che la gente che lo osservava, inclusi i suoi familiari, erano un po' preoccupati perché la nave era sbandata. Ora, per poter osservare la nave sbandata, l'angolazione doveva essere ben più di un grado, va bene? Lui dice: ho inclinato apposta la mia nave per vedere se avevamo dei buchi causati da bombe italiane cadute vicino. Il bombing record dice che non ci sono stati danni da bombe. Il battle summary dice che non ci sono stati danni da bombe. Il London Gazette dice che non ci sono stati danni da bombe. Le relazioni del genio navale inglese dicono che ci sono stati danni da bombe, ma nessuno di questi danni è sotto la linea di galleggiamento. Ora, in plancia c'è un inclinometro. Quindi se la nave ha imbarcato acqua e un buco ti fa imbarcare acqua nelle controcarene, e tanta, tu lo verifichi direttamente da lì. Non hai bisogno, non dico di capovolgere, ma di inclinare la nave per vedere se c'è un buco. Però se uno prende i disegni del Warspite e un goniometro, scopre che sporgendosi al massimo dal ponte di coperto dalla plancia, per poter vedere qualche cosa sotto le linee di galleggiamento, la nave deve essere inclinata di almeno 7 gradi. Con un modellino si ottiene lo stesso risultato. Ora, 7 gradi, secondo il libro matricolare, non sono soltanto le 800 tonnellate che abbiamo visto prima, ma crescono in misura geometrica in seguito all'effetto degli specchi liquidi. Chiunque inclini una bottiglia vede che man mano che la inclina, la superficie liquida contenuta all'interno della bottiglia è maggiore rispetto a quella della bottiglia in piedi. Questo è intuitivo, no? Adesso, quindi, dimenticavo, un inclinometro esiste anche nella centrale di galleggiamento. E infine, una corazzata, una qualunque nave, è un qualche cosa di vivo. Il direttore di macchina è responsabile, e poi c'è l'ufficiale allo scafo, dell'assetto della nave. L'assetto non vuol dire soltanto, come si dice, Andrea, come si dice, vernice, manteca? Qual è il detto? Carriera sicura? Non ti sentiamo? Sì. Manteca, pittura, carriera sicura. Ecco, l'assetto è anche la posizione della nave rispetto al mondo liquido dove vive, massimo nei sommergibili, ma anche le navi di superficie ha una certa importanza. Ogni minuto, ogni ora, ogni giorno che passa, l'assetto cambia, perché si consuma nafta, si consuma acqua, vengono sparati in fin dei conti proiettili del peso di una tonnellata l'una, e anche quelli hanno una certa importanza nel sistema generale. Quindi l'inclinometro in plancia e l'inclinometro in centrale di galleggiamento ti danno automaticamente la situazione di quanta acqua ha imbarcato senza bisogno di dover sbandare la nave per vedere se c'è un buco.
è la spiegazione più cretina della storia. Mi ricordo che quando la feci notare al comandante Bagnasco, disse, prima si mise a ridere come un matto, in secondo luogo disse questa non l'avevo mai letta. Comunque, osserviamo adesso l'altra immagine. La macchina indietro. Se è possibile ingrandire il disegno. Ah, il disegno, ok. Ecco. Torniamo di qua. Eccolo. Se uno identifica, come è avvenuto in questo disegno, tutti i punti dove gli inglesi hanno denunciato danni causati da queste misteriose bombe, li unisce, scopre che il 152 del Di Giussano è caduto esattamente qua e ha prodotto i danni circoscritti intorno, mettendo fuori combattimento, come dice la relazione britannica sui danni, un impianto da 102 della nave. Che il 203 dello Zara, scendi, ha colpito la martingala qua dell'albero e la proiezione delle schegge, guarda caso, coincide perfettamente in tutta quest'area. Classico cono degli effetti dell'esplosione. Il near miss del Cesare è situato qua e proietta in plancia, con una serie di danni che vengono minutamente descritti, tra cui anche la direzione del tiro antiaerei del lato di dritta della nave. I near miss dello Zara cadono a questa altezza e sono confermati dalla fotografia che abbiamo visto prima. La nave, ogni nave ha un coefficiente di sicurezza del 10% del dislocamento. Questo sin dall'epoca dei velieri e delle prime costruzioni navali scientifiche fatte dalla seconda metà del 600. Quindi 33.000 tonnellate, 3.300 tonnellate d'acqua le gestisce bene. Oltre cominciano i problemi. E nel caso del Warspite e del Mediterranean Fleet sono problemi grossi. Primo, perché il fondale del porto di Alessandria è basso. Tant'è vero che De La Pen darà una craniata fantastica quando sbattendo contro lo scafo della corazzata, me lo conferma Andrea. E il suo maiale, sicuro lenta corsa, non viene agganciato alla nave, è affondato sotto il lato sinistro della nave, quando esplode causa tutti i danni che causa, perché c'è pochissima acqua tra il fondo di Alessandria e la nave che galleggia. Pertanto non solo è impossibile controbilanciare imbarcando altra acqua, perché siamo già oltre il limite di sicurezza, ma soprattutto non sarebbe possibile entrare ad Alessandria, e tantomeno nel bacino. Quindi la nave deve continuare a navigare inclinata. Ora, nell'ipotesi fossero 7 gradi, non si può cucinare a bordo. Perché provate voi a cucinare, a mettere una pentola d'acqua o una padella con un'angolazione del genere. Quindi questi disgraziati per 3 giorni sono andati avanti con i viveri a secco. E non è vero che abbia deciso quella mattina, vediamo se c'è un buco, incliniamo la nave. Ha scritto questa idiozia perché, essendoci migliaia di persone, a partire dagli egiziani, che l'hanno visto entrare in quel modo ad Alessandria, c'era la possibilità che qualcuno avesse scattato una foto. Quindi meglio mettere le mani avanti e inventare quelle che il Bandini chiamava spiritose storielle. Una volta entrato, bene o male, ad Alessandria, il problema si risolve. Arrivano i rimorchiatori, le pompe, possono buttare fuori l'acqua, si fanno riparazioni d'emergenza col cemento e con il legno, e in agosto, quando ci sarà la luna nuova, si potrà mettere al riparo dai bombardamenti aerei notturni, prima il Malaya e poi il Warspite nel bacino, ed effettuare riparazioni che comunque fanno sì che quando il Malaya viene investito, il Warspite viene investito nel gennaio del 1941 da un cacciatorpediniere che manovra male in porto, la descrizione sia danni alle carene, alle controcarene già indebolite. Ma non è finita. E anche questa è una novità assoluta.
è un vecchio numero di un'ottima rivista inglese, After the Battle, il numero 7. Ci sono le memorie di Sua Altezza Reale, il principe Filippo, principe consorte della nostra, ahimè, mancata graziosa sovrana. Descrive la riparazione fatta sul Valiant, che era la corazzata dove era lui, dopo il colpo da 120 incassato dal Carducci la notte di Matapan. E spiega che la corazzata, oltre i lavori durati 10 giorni, fu inclinata di 10 gradi. Un 120 che ha centrato la controcarena esploso all'interno della medesima 10 gradi di inclinazione. Quindi è più probabile che anziché il minimo di 7 gradi che si ha geometricamente lavorando sui disegni sul modello fosse stato anche maggiore. A questo punto la quantità di acqua imbarcata supera le 7.000 tonnellate, il doppio del margine di sicurezza, cosa che giustifica ad abundantiam una certa fretta nel tornare alla base, lasciandosi il resto della squadra dietro. Bene, dunque, allora, visto che stiamo per rompere il muro delle 3 ore, suggerirei magari se ci addentriamo verso la conclusione. Quindi sì, passo... Io vorrei dire, allora, dico una cosa, qualche videoascoltatore potrebbe essersi domandato, ma come mai questa reticenza nel riferire, nell'annotare la volta tonda che abbiamo descritto nel momento in cui il Warspite è sotto il fuoco del Trento? Ovviamente noi non lo sappiamo, però abbiamo trovato un precedente illustre che probabilmente Cunningham aveva ben presente alla mente. L'abbiamo citato tra l'altro in un inquadrato dell'articolo del 2018. Però bisogna sapere che nel 1919 il cosiddetto Harper Report, che era stato commissionato dal primo Lord del Mare, aveva stigmatizzato, a proposito dello Jutland, in capo a Beatty, sentite che cosa, tra tante altre cose, ma di avere conducting a 360 degrees turn while in contact with the enemy. Quindi di avere effettuato una volta tonda di 360 gradi mentre era a contatto col nemico. Quindi viene il sospetto che, avendo fatto la stessa cosa Cunningham, abbia pensato bene che non era prudente mettere agli atti l'effettuazione di questa manovra, che quindi non risulta dal navigation record, non si trova scritta da nessuna parte, anche se abbiamo visto ci sono degli indizi confutanti, un giudizio inequivocabile nella loro molteplicità e concordanza che lo provano. Poi, detto questo, noi avremmo dopo questa fase gli attacchi delle siluranti. Però credo che forse non c'è quanti tempo. Quanti minuti abbiamo? 3? No, dai, direi altri 10 minuti. Beh, se posso solo una cosa, suggerirei magari a Enrico di toccare anche il tema delle conseguenze strategiche. Forse meglio. Dovevi già dire. Va bene, velocissimamente. Azione delle siluranti e poi conclusione. Attacca direttamente con l'esposizione, con il resto dell'esposizione. Ce la facciamo. Quindi Giulio, fai vedere rapidamente le tavole. Adesso vuoi andare avanti tu, Enrico? Credo che ci sia spazio per tutti. Passa, dopo, non le tavole dell'azione, quelle della presentazione. Sì. Allora. Questo è il log del Warspite in agosto, questo si è salvato come tutti gli altri, meno luglio, dove vengono descritti i danni che vengono riparati alla carena in agosto. Questo è il London Gazette, sali, vai al punto 16, dove Cunningham ammette che l'azione è stata very disappointing. Credo che una conoscenza elementare dell'inglese, che è quella che non hanno certi personaggi, che è inutile citare, possa arrivare a capire che cosa volesse dire.
Passiamo alla successiva. Ecco, non la stavo trovando. Eccola, very disappointing. Andiamo avanti. Questo è il primo fumetto, la prima storia fumetti completa di Iacovitti, fatta nel 1940. La prima storia dei 3P, Pippo, Pertica e Palla. Pippo è una cosa bonaria, simpatica e divertentissima. In un certo senso, questo è l'esito tattico della battaglia. Procediamo. Questo è un rapporto, un memorandum segreto di Cunningham, riservatissimo, scende un pochino, dove ammette che gli italiani sparano meglio alla lunga distanza degli inglesi di giorno, come hanno fatto nel luglio 1940. Andiamo avanti. Vabbè, questo è il Torrione del Cesare che ricorda con orgoglio Punta Stilo e dopo Capo Teulada, che fu la prova del 9 dell'efficienza della squadra da battaglia italiana. Procediamo. Questo è il decrittato del 14 luglio 1940, tramite il quale gli italiani scoprirono che gli inglesi leggevano il loro l'SM16, uno dei due cifrari di massima sicurezza. Avanti. Passa all'immagine successiva. L'avevano trovato a bordo del sommergibile Webby Shebeli, affondato alla fine di giugno, il quale aveva anche le tavole di sovracifratura di luglio. Procediamo. Dopo quel messaggio, questo è il famoso Inslee, British Intelligence in the Second World War, niente di più ufficiale a questo, in questo universo e anche in altri, dove si dice che dopo quella data gli italiani cambiarono immediatamente le chiavi con delle chiavi di emergenza, non hanno più letto i codici principali della Marina italiana fino alla fine della guerra. Proseguo. Ecco qua. Nel mio Never were read again after July 1940, tranne che per alcuni brevi intervalli in seguito a catture a metà del 41. Sarebbe una storia troppo lunga da raccontare, ma è bella. Procediamo ancora. Questi sono gli effetti del Mediterranean Stoppage, da una rivista inglese del 1941. Questa è l'Inghilterra in alto. Sì. Questa è la realtà disegnata in bianco. Queste sono le distanze maggiori che devono percorrere le navi non potendo attraversare il Mediterraneo. Procedi. Beh, questo è davvero interessante. Questo è l'andamento delle importazioni britanniche. Campano da Dio fino a Punta Stilo. Da allora in poi, non avendo potuto riaprire il Mediterraneo come pensavano, questa è la linea tratteggiata che indica il minimo che era giudicato indispensabile. Si consuma nel grasso accumulato nel periodo precedente, finché il 29 marzo 1943, essendo ancora il canale di Sicilia chiuso al loro traffico, sono costretti a cedere la direzione della guerra agli americani, in cambio di 2 milioni di tonnellate di naviglio noleggiate a scafo nudo. La guerra non è più inglese, la guerra è americana, e francamente è molto più benevola nei nostri confronti di quanto non sarebbe stata una pace britannica, senz'altro cartaginese. Procediamo. Questo è l'incremento, secondo il professor Rolf Petri, della capacità industriale italiana tra il 1938, fatto 100, e il 1942. Crebbe ancora nel 43 e nel 44. Per arrivare a quota 100 ci volle da Napoleone fino al 1937, perché le industrie in Italia e l'industrializzazione vennero fatte con il meccano, dovendo pagare tutto in valuta estera, materie prime, eccetera. Da allora in poi, dal fine 36 in poi, importammo dalla Spagna, pagando in lire, dalla Spagna franchista ovviamente, tutto quello che ci serviva, ferro, rame, zinco, piombo, eccetera. E ci fu questo balzo mostruoso della capacità industriale italiana nel giro di 4 anni. Andiamo avanti.
Questo balzo mostruoso fu l'origine, assieme ai mercati liberi dati dalla pace americana, mentre gli inglesi avevano chiuso il mondo con il loro imperial preference nel 1931, con le loro tariffe protezionistiche, del miracolo italiano. Nell'ottobre del 1947, questo è un verbale dell'ammiragliato, dove si era creata la seguente situazione. L'ammiragliato voleva la corazzata Vittorio Veneto come preda di guerra. Il trattato di pace lo prevedeva, la marina italiana non la voleva dare. Alla fine gli inglesi sono costretti a mollare l'osso, non avranno il Veneto che verrà demolito, mentre noi conserviamo le corazzate d'oro e Duilio per non perdere la mano. E c'è scritto qua, agli inglesi, agli italiani deve essere ricordato gentilmente che ci hanno dichiarato guerra e che noi li abbiamo battuti. Ma loro, italiani, ci hanno inferto e tanti danni che oggi siamo una nazione povera come loro. Pertanto non possiamo fare loro regali generosi come gli inglesi. Puntastilo ha cambiato il corso della storia italiana. Se ci fosse stata una vittoria inglese, avremmo avuto la sorte dell'Austria occupata dall'Inghilterra dopo il 45, la deindustrializzazione, come è successo per la Steyr, per esempio, con il risultato che forse avremmo prodotto l'Oden, ma sicuramente non avremmo nutrito la popolazione, né avremmo avuto la 500, la 600 e il G7. Quindi è un punto di svolta decisivo della nostra nazione, indipendentemente dal regime, indipendentemente dalla forma istituzionale. Fu una vicenda italiana che va a onore di tutti coloro che parteciparono a quella giornata, primi tra tutti i caduti. Che è un'interpretazione interessante. Enrico, scusa, c'è nella chat di YouTube un'osservazione di un ascoltatore che dice: ma è concepibile che non ci fosse nemmeno un anarchico a bordo che poi abbia vuotato il sacco? Che disciplina questa Royal Navy? Gli avvocati siete voi, spiegatela come lo vuoi. Sì, in effetti qualunque militare della Royal Navy era tenuto a un segreto rigidissimo, rigidissimo su quanto avvenuto a bordo. E la disciplina, infatti la disciplina, insomma, gli inglesi giustamente non scherzavano. Quindi è più che comprensibile che nessuno abbia, come dice questo ascoltatore, vuotato il sacco. Non solo, ma il segreto ultra, erano più di 10.000 persone che ne erano a parte per aver lavorato. Si seppe soltanto nel 74 con il famoso famigerato libro di Winterbotham, e gli altri 9.999 si arrabbiarono come iene, perché dissero: come, io ho dovuto tutta la vita tenere il segreto davanti a mia moglie, ai miei figli, ai miei genitori, di quello che facevo, dicevo loro che imbrattavo carte, e poi dopo questo, che era il più scemo della compagnia, perché Winterbotham aveva questa fama, oserei dire, giustificata, va a spiattellare tutto. I segreti, in inglese sono gente seria, si conservano. Bene, Michele, non so se volevi aggiungere qualcosa a te. Ma sì, io direi una rapidissima, proprio mostriamo le ultime tavole dalla 7, 8, 9, 10, giusto per fare vedere che è molto complicata, ecco, anche la fase degli attacchi delle squadriglie italiane, che questo è l'attacco della nona squadriglia Alfieri, che lanciano. Qui purtroppo non c'è più tempo di analizzare tutto. E qui siamo poco dopo le 16, quindi a ridosso dell'azione dei grossi calibri. Vai rapidamente a questo punto alla 8. Questa è la settima squadriglia Freccia. Da notare che tutte le squadriglie italiane attaccano in senso, diciamo, in senso antiorario, se vedete la linea blu, accostano poi a sinistra dopo aver lanciato. In questa fase estremamente confusa, da un ottimo uso della nebbia artificiale da parte degli italiani, e quindi
gli inglesi vedono queste siluranti nostre che escono ed entrano dalla nebbia artificiale. Ci sono molte incongruenze anche da parte italiana, perché soprattutto, ecco, se passi alla successiva tavola, la 9, questa è la squadriglia artigliere, sarebbe un'azione interessante, se non che la stessa relazione ufficiale dice che non si sa quasi niente, perché la squadriglia mi pare che fosse andata a Messina dopo lo scontro, quindi non avevano nemmeno le relazioni. No. Quindi qui si va molto a tentoni, finché si arriva all'ultima azione, anche di tavola 10, sì, anche questa, come si può vedere, è sempre più complicata, estremamente confusa, ma la cosa che qui interessa soprattutto è, se puoi ingrandire leggermente la parte di destra dove c'è la discesa verso sud del settimo Cruiser Squadron, eccolo qui. Questo qui darà adito a molte discussioni e anche polemiche, perché inizialmente questo è il settimo incrociatori, non c'è dubbio per noi che abbiamo la documentazione che ci dice ogni singola costata praticamente, però da parte degli italiani inizialmente si ritiene che queste siano le corazzate, corazzate che invece, come si vede qui appena appena in basso, Warspite stanno faticosamente venendo su, ma qui abbiamo che mentre le corazzate con i cacciatorpediniere stanno andando verso nord-ovest tentando bene o male un inseguimento, però hanno paura di buttarsi nella nebbia artificiale stesa dai nostri, tranne una sola squadriglia che lo farà, dai nostri caccia, nel tentativo probabilmente di aggirare la cortina fumogena da sud, c'è il settimo che dalle 16:28 circa si mette su rotta 180 gradi, viene incrociato dalla squadriglia lanciere, ci sono dei lanci, vengono scambiate per delle corazzate, per cui dice ecco le corazzate stanno andando verso sud, in realtà no, questi qui sono i quattro incrociatori che tra la nebbia delle cannonate e tra il fumo delle cannonate e la nebbia vengono scambiati da alcuni per le corazzate, poi alle 16:46 comunque anche loro riprendono una rotta per nord-est. A quel punto la battaglia poi si spegne con le ultime cannonate, se non ricordo male, alle 17:08, ci sono poi lanci di siluri attraverso la nebbia. Alle 16:08 comunque già sono cominciati i bombardamenti della Regia Aeronautica, che aggiungono ulteriore confusione, perché addirittura ci sono delle navi italiane che credono di essere sottoposte al tiro inglese, ma in realtà sono probabilmente delle bombe della Regia Aeronautica che esplodono a qualche centinaio di metri. E quindi diciamo in questo, ecco, va detto che gli ultimi lanci dei siluri sono sfortunati per gli italiani, perché qualche siluro, forse perché a fine corsa, passa addirittura sotto un paio di cacciatorpediniere inglesi, però non esplodono, ma proprio se, diciamo, è stata fortuna degli inglesi e sfortuna nostra. E comunque qui la battaglia finisce. Ci sarebbe chiaramente tanto da raccontare, ma chi sarà interessato trova ancora il libro che dice tutto. Chi è interessato solo ai grossi calibri si prenda l'articolo del 2018 sulla rivista Marittima, e troverà tutto. Volevo solo dire, no, che hai citato nei bombardamenti italiani, i famosi bombardamenti della Regia Aeronautica contro le navi italiane, che poi daranno origine a feroci discussioni tra Cavagnari e la Regia Aeronautica, e poi porteranno alla pitturazione sulle prue delle navi italiane delle strisce bianche e blu per il riconoscimento. Sì, bianche e rosse, è tardi anche per me, bianche e rosse sulle prue per l'identificazione ottica. Bene, cioè, ci sarebbe davvero ancora molto molto da dire, però abbiamo sfondato il muro delle 3 ore e nonostante questo abbiamo ancora 45 spavaldi che ci seguono. Però io intanto vi ringrazio per, diciamo, la molta carne al fuoco che è stata messa, appunto sono stati presentati degli elementi interessanti anche che io fino a non troppo tempo fa ignoravo e che sicuramente forniscono
Food for thoughts, come direbbero gli anglosassoni. Interessante anche l'ultima conclusione di Enrico. Io avrei qualcosa da ridire, però sono anche un po' cotto e magari avremo modo di riparlarne in futuro con molto piacere. E nulla, vi ringrazio per la partecipazione e ringrazio chi ci ha seguito fino ad ora e ci vediamo alla prossima qui su Italia Military Archives. Buona serata. Grazie a tutti. Arrivederci, buonanotte. Grazie.